le loro difese. Sara, che poi si stava allontanando insieme con un suo amico, quando l'imputato si avvicinava con la sua vettura e gli toccava, dice il capo di imputazione, il sedere, a che la ragazza reagiva con una frase: che cosa fa Said? Fa il giro dell'isolato, ripassa su quel luogo, indirizza, così come dice il capo di imputazione, l'autovettura contro Sara, che in quel momento gli volge le spalle. L'urto è violentissimo, tant'è che la ragazza viene battuta lontano e arriva in ospedale in coma e muore, come appunto si dice nel capo di imputazione, il giorno successivo, a seguito delle gravi fratture che ha riportato. La macchina prosegue la sua corsa, va a finire prima contro un albero e poi ancora contro un altro, dove finalmente si arresta. E che cosa fa Said? Cerca di soccorrere la ragazza? No. Said, lo sentiremo dai testi, innanzitutto ride e poi scappa. Tanto è vero che i carabinieri, subito intervenuti sul posto, devono faticare per fermarlo e per arrestarlo. Cosa fanno gli altri a bordo di quella vettura? Soccorrono la ragazza? No, scappano insieme con Said. Uno di essi non viene mai rintracciato, se ne ignora addirittura il nome. Questo è il processo. Nessun pregiudizio, nessuna preclusione, lungi da questo banco. Noi vogliamo soltanto accertare la verità. Noi vogliamo sapere come sono effettivamente accaduti i fatti e quale è la verità. Signora, lei quando ha saputo di questo, chiamiamolo così, fra virgolette, incidente che aveva subito sua figlia? Sì, noi stavamo fuori, avevamo preso una casa... Se vuol parlare più vicino al microfono. Sì, avevamo preso una casa in montagna con degli amici... E erano le 8 meno 20, stavamo preparando la cena così e niente, non so che cosa è che mi sono sentita dentro. Sono andata a telefonare con mio nipote perché il telefono non è che avevamo in casa. E niente, telefono a casa mia, a casa di mia sorella, così dico vabbè, dico saranno andati a mangiare una pizza, visto che loro erano in pochi, c'era mio marito, mio figlio, erano tornati a Torvaianica a casa. E niente, come ritorno su nella casa, perché il telefono era un po' distante, e vedo gli amici nostri chiusi con mia sorella in una stanza, e niente, ho bussato, dico che cosa è successo. E dice niente, Lidia, non ti preoccupare, dice Sara c'è avuto un incidente, e si è spezzata una gamba e dobbiamo tornare a Roma. E niente, così c'avevo mio figlio piccolo, 13 anni. E questo amico nostro, insomma, abbiamo preso tutte le cose, così siamo tornati a Roma, siamo andati all'ospedale dove lei era ricoverata e niente, l'ho vista lì, poretta, niente. Senta, lei, lei conosce questa carroccia Alessandra? Sì. Era amica di sua, sì, sì. Di sua figlia? Sì. Lei si è informata su come erano avvenuti i fatti? Beh, no, in quel momento no, perché lei immagini un po', certo. Che cosa... Poi successivamente? Lei ha saputo, lei ha fatto delle dichiarazioni? Sì, sì, beh, sì, mi hanno detto i ragazzi, gli amici di mia figlia, insomma, che stavano insieme in una casa a giocare, a carte, e poi sono usciti, e sono andati nel bar, mia figlia è andata a telefonare al padre per farsi venire a prendere. Lei ha saputo se sua figlia era stata molestata in qualche modo? Sì, o no? Sì, sì. Da chi lo ha saputo? Da lei.
Da Alessandra, sì. Carroccio. Allora, che cosa le ha detto Alessandra Carroccio? Niente, che gioia. In che cosa sono consistite queste molestie? Quando, niente, loro sono uscite da questi alimentari, loro si trovavano con la macchina e non so, gli ha detto alcune frasi e loro l'hanno mandati a quel paese. Ecco. E poi, non so. Questo gliel'ha riferito Alessandra, sì, Carroccio? Sì. Signor Follino, lei quella sera ha ricevuto una telefonata da sua figlia? Sì. Sì. Che cosa le ha detto sua figlia nel corso di questa telefonata? Vieni a prendermi. Le ha detto perché? No. No. Le ha detto vieni a prendermi. Vieni a prendermi dove? Sto davanti al Barlupo, sto al Barlupo, mi passi a prendere? E io gli ho detto, Sara, sai che sto senza macchina, non mi telefonare, sai che devi rientrare alle 7:30, non mi telefonare alle 8:20. Telefonami prima, così io rimedio la macchina e ti vengo a prendere. Sai che c'ho la macchina rotta, perciò non mi telefonare, mi crei un problema. Insomma, siamo pure un po'... c'è stato pure un piccolo alterco al telefono. E come siete rimasti poi d'accordo allora? Come siete rimasti d'accordo? Lei si è arrabbiata, lì per lì, venga a piedi. Mia cognata mi ha detto sbrigata andare a Pia che qua la strada è buia. 30 secondi prendo... il furgone, perché la macchina non ce l'avevo, il furgone di mio cognato, e vado incontro a... incontro a Sara, vado al bar, vabbè, arrivo lì, ho trovato un macello. Senta, stiamo ancora alla telefonata, era normale che sua figlia le telefonasse per farsi andare a prendere a Barlupo? Non era normale, tornava sempre con i suoi amici. Era la prima volta che l'ha chiamata? No, la prima volta no. Mi avrà telefonato, mi telefonava ogni... raramente, insomma, non era... Sì. Tornava con gli amici suoi, col motorino, l'accompagnava una volta uno, una volta un altro, quasi sempre Alessandra Carroccia. Quando lei è arrivato sul posto, che cosa ha notato? Un mare di gente. Un mare di gente. Una persona che mi faceva è tua figlia, e io non capivo che cosa era mia figlia. Mi guardate un attimo, più avanti, sì, stava sdraiata... sulla sinistra e ho visto Bruce Lee col petto nudo da una parte e in contempo erano arrivati i carabinieri, l'avevano messo dentro la macchina e io non sapevo se andare da una parte o soccorrere mia figlia. Chiaramente ho soccorso mia figlia per quello che potevo, avevo capito tutto in un attimo che c'era poco da fare. Lei ha chiesto sul posto che cosa era successo, qualcuno che lei conosceva, che ha visto lì sul posto? Lì se conoscevamo tutti, la gente era, che era successo, la gente diceva ha messa sotto. Mi sono girato, stava già dentro la macchina dei carabinieri perché erano stati chiamati per la rissa. Difatti quando io sono passato i carabinieri ci siamo fermati all'incrocio, io ho fatto passare loro e io sono andato subito dietro. Amatucci, lei quella sera si trovava a questo bar Lupo? Sì. Insieme con chi, se lo può dire? Con tutti gli amici della zona. Per caso stava anche, c'era anche la Follino Sara con lei? Sì, stava dentro al bar. Stava dentro al bar. Con chi era arrivata? Era arrivata... l'ho vista prima fuori. Cioè lei è arrivata dopo di lei? No, io stavo prima al bar. L'ho vista prima... fuori alla strada con Alessandra e poi l'ho vista dentro al bar dopo che era andata a telefonare, l'ho rivista dentro al bar. Poi che cosa è successo? Poi siamo alla sempre a giocare, sono arrivati quattro ragazzi. I quattro ragazzi chi? Non so, tunisini. I ragazzi... Ah, lì un po' vicino al microfono. I quattro ragazzi qua, il tunisino, l'hanno... No, qui ce n'è soltanto uno, cioè questo imbutato è fra quei quattro di cui sta parlando? Così. Sì. Vabbè, allora cosa è successo? Niente, hanno preso delle bire, stavano là di fuori a bere delle bire, e c'era chi giocava a carte, chi così, all'improvviso hanno iniziato a litigare fra di loro. A litigare da loro
il ragazzo quello piccolo gli dice ha cercato da dividere fra di loro, quello piccoletto. C'era uno più piccolo? Sì, ma più piccolo di età, intendo? Sì, d'età proprio piccolo di età. Più piccolo di età. Cercava di dividere e ci ha preso pure uno schiaffo, mi pare qualcosa. E poi ha iniziato a tirare, ne ha battiato una o due bottiglie addosso a gente che giocava a carte là. Il ragazzo piccolo? No. Quello grosso. Questo signore che sta qui, l'attuale imputato? Sì, iniziato a tirare le bottiglie, una o due. Bottiglie vuote o bottiglie? Vuote, della birra vuota. E voi come avete reagito? Noi niente, perché io stavo, è uscito il padrone del bar a calmare la situazione e ha cercato di mandarlo fuori, così non ci riuscì a lui, da rimanere là, si è levato la maglietta. Si è levato la maglietta come? Lui. Aveva una maglietta? Sì, si è levata da solo, non lo so che voleva fare. Stiamo al dicembre del... Sì. Aveva soltanto una maglietta? Sì, la maglietta si è levata così là. E che ha fatto con questa maglietta? Niente, se l'aveva levata, l'ha buttata così, ce l'aveva in mano e voleva rimanere là, no? E Enea invece, il padrone là del bar, lo voleva fare il sabbono che stava tirando le bottiglie e così. E poi niente, l'ha riuscito a portarlo fuori con l'aiuto di altri due ragazzi, io non mi ricordo chi era, c'era tanta gente. E lì... E lì poi mi pare che la moglie ha chiamato i carabinieri. La moglie di chi? La moglie del padrone, barista? Sì. Ah, nel frattempo ha chiamato i carabinieri. E niente, poi lui mentre partiva, c'era la macchina, entravo dentro, acceso la macchina, c'era Sara che camminava, sta attraversando la strada all'incrocio. E mentre partiva gli ha fatto che lei camminava, no? E gli ha detto che bel culo. Che c'hai con la mano fuori al finestrino dalla macchina, che ha fatto che bel culo. E lei si è girata e è andata a quel paese. Poi è andato giù la strada lunga e ha girato a destra. E poi è risbucato giù dalla strada, sempre quella del bar, là dell'incrocio. Quindi voi l'avete visto ritornare in macchina? L'avete... è ritornato questa persona in macchina, è ritornato sul posto? Sì, con la macchina, ha fatto il giro. E lì si è allargato tutto, prima dell'incrocio, che non ci sono marciapiedi, si è allargato e poi c'è la strada, ci stanno degli alberi, poi dopo l'incrocio, subito dopo, ci sono degli alberi. Lui si è allargato e ha preso la ragazza, l'albero, e si è fermato, e la macchina è andata subito a sbattere. Io volevo capire la vostra posizione dov'è. Voi quando quella macchina aveva sorpassato, dove stavate? In mezzo alla strada? Cercavate di fermarla? Che cosa avete fatto? No, perché è venuta talmente veloce la sequenza che non so neanche quanto andava la macchina. No, senta, io lo so perché le faccio questa, perché anche se non abbiamo sentito ancora l'imputato, io ho l'interrogatore del imputato. Non ha detto che voi avete cercato di fermarla con la macchina, per cui è stato costretto ad spostarsi verso destra e poi andare verso... L'atto che l'imputato intende rendere la dichiarazione spontanea, venga. Lei capisce l'italiano? Lo sa parlare? Comunque, quando non ci arriva, parli in arabo e la signora... Sì, grazie. Noi scendiamo dal bar, quattro persone, io e mio fratello e i due amici. Io seduto come un amico a tavolone fuori. Mio fratello è entrato al bar come mio nipote. Mio nipote ha portato una birra e tre bicchieri. Mio amico, Ghatfal Mohammed, è entrato al bar portata seconda birra. Dopo io ho entrato al bar, al bagno, dopo ho uscito, ho entrato terza birra. Come dicevo, io ho aperto quella birra dal bar dentro. Io come siamo vivi tutti e tre. Ancora la birra non è finita terza. Quello, un amico, Ghatfal Mohammed, voleva prendere la birra scaduta a terra, da tavolone a terra. Arrivato con le gente e la signora del bar. Comincia la gente a minarmi. Io e Ghatfal e l'altro. L'altro mio nipote, mio fratello, no. Quello mio nipote è scappato.
È arrivato il marito della signora del bar. Fermato le gente. Basta, basta così. Io prendo mia macchina perché io che guida, ho portato mio fratello e quello Otfan Mohammed. Io ho girato per prendere lui, non ho trovato. Non ho trovato mai. Ci ho visto la strada, vedo non c'è nessuno. Io vado, io vedo il specchio per le gente che comincia a menarmi dentro il bar. Mio fratello ha detto, attenta la ragazza, tanti io quanto arrivato dalla ragazza non posso cosa da fare. Tempo che voglio freno, non lo so, girato all'arboro. Io scendo dalla macchina per vedere la ragazza, la gente ancora comincia a menarmi. Dopo la signora ha chiamato i carabinieri. Arrivato il carabinieri, già trovato io, la ragazza qua e io qua. Sta vicino, centro la ragazza e la macchina. Il carabinieri ha trovato io qua. Io e mio fratello e l'altro Otfan. Questa è la verità. La ragazza io non l'ho visto. Non l'ho visto al bar che la ragazza c'è o non c'è. La verità, perché c'è tante donne. Carroccia Alessandra. Signorina, quel giorno lei stava insieme con Sara Folina? Sì. Dove vi eravate incontrati? Siamo incontrati in un bar a Torvaglianica, in bar Moira. Parli un po' il microfono, si sente meglio. Al bar Moira, un bar che sta a Torvaglianica. E poi da lì avevamo deciso di andare, siamo andati a casa di una nostra amica. E poi dopo siamo andati al bar Lupo, siamo andati prima all'alimentare e poi al bar Lupo. Siete passati prima da questi alimentari, per fare che cosa? Sì, per comprare, avevamo fame e dovevamo comprare qualcosa. Per fare un panino? Panino. Mm. Un panino. Quando stavate in questo alimentare, siete stati avvicinati da qualcuno? No. Avete visto questo imputato? Sì, quando siamo uscite. Lui con altri amici, non so quanti erano. Stavano in macchina o stavano a piedi? A piedi. A piedi, davanti a questo alimentare. Sì. Vi hanno detto qualcosa? Sì. Cioè? Il fatto è che stavamo a tirare fuori i panini, prima ci hanno detto buon appetito e poi dopo hanno detto che belle ragazze, hanno fatto un po' dei complimenti un po' pesanti. Che significa complimenti pesanti? Può dire però che hanno detto signorina. Bel culo. A chi si rivolgevano? A voi due? Stavamo solo noi due. Lei l'ha sentito che è stato questo qui, questo imputato qui, che sta qui davanti a lei? Sì. Che ha detto queste parole? Sì. Poi voi siete andati al bar? Sì. Al bar Lupo? Al bar Lupo. Avete rivisto questa persona entrare nel bar? Sì, l'abbiamo vista che stava dentro al bar, si fermava lì vicino. E poi dopo noi non l'abbiamo più visti perché siamo ritornati a casa di questa nostra amica. Siamo ritornati là. Io mi sono fermata a casa di questa amica perché la doveva aiutare a sistemare un po' di cose, a mettere a posto un po' di cose. E intanto Sara è scesa e si è andata verso il bar Lupo, cioè è tornata al bar Lupo lei. Quindi Sara ha detto io ritorno al bar Lupo? Lei ha detto io ritorno al bar Lupo e è ritornata al bar Lupo. Una sola domanda. Di questo fatto che è capitato lì nel, se ricordo bene, negli alimentari, no? Di questi apprezzamenti, sì, chiamiamoli così, lei ne ha parlato con gli altri, con la gente del bar? Quando siamo ritornati al bar, dall'alimentare che siamo andati verso il bar, io ho detto a dei ragazzi che stavano lì, c'era un gruppetto di ragazzi, ho detto. Ci stavano a dire delle cose, se non so, tante volte vedete noi torniamo e ci vengono appresso, venite pure voi perché. Quindi ha riferito queste. Sì, persone. Però. Grazie. Può essere più chiara su questo punto. Abbiamo detto a questi ragazzi che se rivenivano i marocchini, i ragazzi ritornavano indietro, se loro potevano, cioè potevano venire pure loro a vedere se stavano seguendo a noi o se stavano andando per fatti loro. E questi ragazzi amici suoi che hanno fatto? E questi ragazzi hanno visto che non sono usciti, cioè noi siamo tornati a casa e non ci hanno seguito a noi quando siamo tornati. E questi ragazzi di Torvaiane che hanno detto qualche cosa a loro? No, io non. Sicuro mentre c'eravamo noi, lì non gli hanno detto niente, io l'altro non. Questi ragazzi marocchini? Mm. Voi li conoscevate in precedenza, l'avevate visti? No. C'era stata qualche scaramuccia di questo tipo in precedenza in quel bar? No. Sicuro, signorina? Sì.
Maurizio, lei quella sera stava in questo bar Lupo? No, stavo a casa. Io abito davanti al bar Lupo. Ah, poi è andato al bar? Sì, e perché chi, ho sentito... chi vi ha incontrato? A Sara. A Sara. Sara è la sua amica? Sì. Che cosa faceva Sara in questo bar? Non lo so, in quel momento stavo andando via. Io appena sono entrato l'ho incontrato, ho salutato e lei mi ha chiesto se l'accompagnavo fino a un punto. Dove lo doveva accompagnare? Al giornalaio, vicino al bar, che veniva a prendere al padre. Quando lei è stato nel bar, quanto tempo c'è stato? Io per niente, perché stavo mangiando, ho sentito le voci alte e sono uscito di corsa. Voci alte che significa? Che non sentivo... E schiamazzi così, pareva che sai che era successo, boh, e le bottiglie che si rompevano, tutte queste cose, no? Poi sono affacciato, ho visto loro, gli extracomunitari, che facevano bordello e sono sceso a vedere che era successo. Contro Rosara mi ha fatto, no, non ci andare là, ha fatto accompagno fino a là, io volevo andare a prendere il motorino e portarla a casa. Però mi ha detto che stava andando a prendere al padre, allora mi ha detto accompagnare fino a giornalaio e basta. Poi che cosa è successo? Poi ci stavamo avviando all'incrocio e loro sono passati la macchina e lui mi sa che ha provato a toccare il sedere a Sara. E lei dove si trovava? A fianco a Sara, un po' più avanti però. E lei ho visto che faceva così, ha fatto il successo, ha fatto niente. E siamo continuati ad andare. E poi arriviamo lì, ho sentito il rumore della macchina che veniva forte, ho messo il tempo di girarmi per la macchina e andare addosso a Sara. Voi in quel momento, quando quindi queste persone che lei aveva visto lì dentro, quindi sono entrate, evidentemente sono entrate in una macchina e poi si sono avvicinate a voi? Sì. E lei, che stava avanti, che cosa, come fa a dire se stava avanti? Che perché ho sentito facendo? Sara che ha fatto, ha detto una parola, no, là. Che ha detto? Che parola ha detto? Non si capiva. Come non si capiva? Lei l'ha detto. Ma va colpire una cosa del genere, queste parole così. No, lei carabinieri l'ha detto che cosa, quale parola ha detto? La vuole ripetere qui davanti alla corte, se ha detto la verità allora. Quale parola va a quel paese? No, non ha detto va a quel paese, che cosa ha detto? La parolaccia. Lo dica. Non dica questa parolaccia. Si vergogna. Che ha detto? Sì. Affanculo. Affanculo. E poi ha fatto un gesto della mano, le dice diretto verso l'altro, verso che significa? Come andare via, e lasciarla sta. Quindi lei ha sentito questa parola e si è voltato subito? E ha detto... E sono partiti come. E Sara che cosa gli ha detto? Ha detto che è successo, fanno niente, non stavano a rompere scale. Non stavano a rompere scale. Quando lei è entrata al bar, Sara le aveva detto qualcosa, che aveva visto queste persone? No, io volevo andare lì, lei mi ha detto non ci andà però, e io non ci sono andato. Non so niente da storia di prima. Ma Sara le ha detto che quella era la stessa persona che poco prima l'aveva importunata? Sì. Lì davanti agli elementari? Gliel'ha detto quando? Quel momento. Ha fatto... No, non me l'ha detto. Non gliel'ha detto? No. A 7 mesi non è che uno si può ricordare ogni mio particolare. Poi questa storia l'ho lasciata perdere perché non mi andava più da parlare. Vabbè, allora fermiamoci al momento in cui lei vede Sara fare questo gesto in alto. No. Poi ha sentito arrivare la macchina. Ma l'ho vista al bar, però è stato un... No, l'ha vista al bar, qui siamo in l'ho un secondo L'ho vista arrivare, momento. Sì, io ho sentito la macchina, no? L'ho girato e stava all'incirca davanti al bar mentre veniva. Ha preso, come se l'ha riconosciuta, ha girato un po' verso di lei e l'ha presa, però veniva forte. Perché come se mi hanno detto che veniva a 70 km orari, io Sara me la spingevo verso di me. Quindi è molto più forte. Quindi è stata una cosa improvvisa? Sì, proprio un lei non ha avuto il tempo di tirare Sara verso di lei? Se era così piano, io credo che ce la faceva a tirarla. Lei che ha fatto? Ha cercato di soccorrere sul bravo o è corso verso... No, sono rimasto immobile. È rimasto immobile, inebetito. Perché è scoppiato anche la ruota, allora botto esori. Sono rimasto fermo. E poi che cosa è successo? Poi sono corsi tutti da me perché Sara non avevano vista per terra, che era piccola, era diventata tutta piccola. E me fa, che è successo? E te sono venuto addosso, faccio no, sono addosso a Sara. Stanno tutti lì a vederla, così, hanno chiamato l'ambulanza, mia madre. Dopo un attimo la macchina mi sarei rimasta anche accelerata, se non si era spenta, non mi ricordo. E sono venuti subito i carabinieri. E i carabinieri hanno aperto i sportelli, hanno cacciato fuori loro e hanno cercato anche di reagire agli ufficiali. E basta. Va bene, grazie. Lei ci ha detto adesso che la macchina vi è passata dietro sostanzialmente dall'altro lato dell'incrocio, è giusto? Quindi poi la macchina ha fatto un giro e è ritornata, lei ha sentito il rumore. Ora, quanto tempo
è passato prima che ritornasse la macchina. È stato un attimo, un minuto. Parlavamo. Parlavate. Camminavate mentre... Sì, piano, però così piano piano. Cazzi che chiacchierata tra ragazzi. Noi avevamo fatto tipo 2-3 metri a camminare neanche. Da quando aveva cercato di toccare il sedere? Cioè, quindi avevate camminato proprio piano. Tempo da perdere. Loro ho molto forte la macchina. Sì, ma si è fatto il giro dell'isolato, come dicono. Ma se corri ci metti un secondo a far giro di sé. Presidente, chiedo scusa, io perché cerco di capire la dinamica anche io, no? Quindi voglio dire, se la macchina, se io faccio 2-3 metri, però se la macchina mi arriva tangenzialmente, cioè mi arriva toccandomi da dietro, no? Sfiorandomi, io sono di spalle, se non altro questa macchina per arrivare a quella velocità che lui dice, no? Avrà dovuto fare una manovra di inversione. Sì, no, ma è questo quello che sto cercando. Lei mi dice che andava molto forte la macchina, andava a 200 all'ora. Quindi lei non ricorda quanto tempo, però più o meno 2-3 metri dal punto in cui gli avevano. E avete continuato a camminare. Va bene, grazie. C'eravate voi due soli soltanto su questo lato della strada. Nessuno di questi ragazzi che stavano a Barlupo è intervenuto per trattenere sta macchina. E veniva forte, come fate a tenere? Domanda. Se nessuno. Domanda, qualcuno l'ha detto. Passaporto, la macchina. Domanda, qualcuno l'ha detto, figlio. Allora, a questo punto avete sentito il rombo di questa macchina e lei ha sentito l'urto di questa auto contro il corpo di Sara. Ha seguito poi dove è stata scaraventata Sara? Manco un secondo. Che cosa ha visto? Ho visto la macchina così che veniva un po' in obliquo, però non andava dritta per la strada, andava come se era puntata. Come se era puntata. Lei dice, scusi, ci tengo a questa precisazione, lei dice la macchina la come puntata. Se era puntata, cioè come se avesse puntato. Volontariamente. E veniva obliquamente come se avesse puntato, verso di voi. Sì. Ho capito. E poi? Poi l'ha presa. L'ha presa. Quando la macchina si è fermata, che cosa ha fatto quest'uomo? Non lo so, perché io sono rimasto immobile. Sì, ma l'ha visto? No, sono rimasto scioccato, vedevo Sara lì per terra, non ho fatto niente. Non ha guardato. Poi sono corsi da me, gli amici. Gli amici che hanno fatto questo cosa? No, perché sono andati subito lì da Sara a vedere che era successo, così la guardavano da me. Gli amici suoi che hanno fatto nei confronti di questi? Mentre facciamo così, sono venuti corsi ai carabinieri perché hanno chiamato ambulanza ai carabinieri. Venuti ai carabinieri e l'hanno tirati fuori. Poi hanno provato anche a reagire ai carabinieri. No, questo l'ho visto. Sì. È vero che questo ragazzo rideva? Sì. Che vuol dire rideva? Rideva. Io dopo quello visto che era perché... che i carabinieri lo mettevano davanti alle macchine, stava sempre a ridere, guardava e rideva sempre. Come se era divertito. Battaglia, lei è della stazione dei carabinieri di Torvaianica? Sì. È intervenuto sul luogo di questo fatto? Il primo a intervenire, sì. All'inizio hanno detto che c'era una lite tra nordafricani. Quando siamo arrivati in piazza a Torvaianica, c'è stato un ragazzo che mi ha detto che non si trattava di un... cioè dice corri perché hanno messo sotto una ragazza. Lei è corso dove? Al Barlupo. Lui mi ha indicato il Barlupo come quando è arrivato al Barlupo, qual è la situazione che lei ha trovato? Ho visto questa ragazza a terra, sta macchina distrutta e un ragazzo a dorso nudo che scappava. All'inizio non avevo capito di cosa si trattasse. Comunque i primi istinti sono andato a vedere la ragazza, che quindi ho capito che era un incidente, sono andato a vedere la ragazza e ho corso indietro al Said. Ho corso indietro, questo qui l'attuale imputato, Said? Sì. Ho corso indietro e sono riuscito a fermarlo, mi ha opposto resistenza, sono stato aiutato anche da alcuni ragazzi a metterlo in macchina, poi dopo è stato denunciato, è stato arrestato per resistenza al oltraggio, abbiamo fatto il processo in tradurre, sono dopo. Quando voi siete arrivati sul luogo dell'incidente, no? La scena che vi si è presentata davanti, con particolare riferimento al comportamento dei ragazzi, no? Presenti sul luogo, sul fatto, quale era? Non per niente, a Torvaiani mi conoscono, quindi se avevano qualche brutta intenzione, se volevano fare qualcosa, cioè vedendomi si sono calmati, però certo c'era
lei risponda in base alle osservazioni che ha fatto. C'era lo stato di agitazione. Le interpretazioni, sì, le metta da parte. C'era... Allora ci dica l'avvocato, le ha domandato che cosa stavano facendo questi ragazzi. C'era chi stava attorno alla ragazza, c'era chi mi ha dato una mano, c'era chi urlava, c'era tantissima gente, c'erano centinaia di persone là sul posto. Sì, lei ha dichiarato, anche dinanzi al pretore, che lei ha visto questa persona fuggire inseguita dai civili, in sede di convalida dell'arresto, dinanzi a... Non ha i verbali, Presidente? Non li posso avere i verbali. Infatti, li sto utilizzando io, per poi per le contestazioni, eventualmente sono utilizzabili per le contestazioni, che ha visto questa persona correre inseguita da queste persone. C'era tantissima gente, sì, che correva. Che atteggiamento? Dicevano parolacce, tacchiappo, cioè questo, se lei lo ricorda. No, io non ripeto, non è che non ricordo. C'era tantissima gente là. Sì. Chi urlava, l'hanno ammazzato, chi urlava, chi, l'atteggiamento comunque non era calmo. È chiaro. Io le devo contestare, sì, a pagina 5 il verbale, la trascrizione del verbale dell'udienza dinanzi al pretore, dottoressa Demma, sì, lei ha dichiarato che ha dovuto metterlo in macchina per non farlo linciare dai civili. No. Sicuramente, se sta scritto, l'avrò usata questa frase. Comunque, ripeto, era l'atteggiamento, era proprio la situazione che... Cioè era una brutta situazione, ma che credo, si pensasse al linciaggio, non... nessuno mette... Cosa è successo prima per noi? Signore Nero, lei è il proprietario di questo barlupo? Sì. Senta, lei aveva mai visto l'imputato Said nel suo bar prima di questo fatto? Sì. A volte solo la mattina, per esempio, prende una sigaretta o qualcosa, e la sera di solito sempre con qualcuno. Con qualcuno. Quel giorno con chi stava? Erano in quattro. E sono seduti fuori. Fuori il bar c'è due tavoli di cemento, belli grandi. Si sono seduti lì. Io ho visto che hanno preso tre birre, uno di loro. E cioè, ho visto e non ho visto. Sono uscito io quando uno di loro ha rotto una birra e stavano discutendo tra loro. Cioè, per motivi che non so. Birra, in che senso? E se avevano rotto una birra, se stavano, cioè, la bottiglia della e se stavano minacciando tra loro. Allora io ho chiesto, uscito, Olimo, qualche parola, fermi, che si erano un po' tutti alticci. Sono uscito io insieme a altri, allora l'avevo spinti vanno da soli, c'era questi ragazzi, che tutti amici da lì, saranno 15-20 ragazzi, 16. Ma l'hanno aiutato questi ragazzi Ma non è che è stato un aiuto, sì, qualche parola, qualche spinta. Loro sono entrati in macchina? Sì. Liberamente? Macchina, o sono stati spinti per entrare in macchina? Sono stati un po' spinti a farli montare in macchina. Hanno detto qualche cosa, hanno minacciato, hanno detto che sarebbero ritornati, per esempio. Ha sentito qualche parola? Lei ha detto, sono volate parole grosse. Volevo sapere, prima... Che sono queste parole grosse? Le parole grosse, qualcuno gli ha detto, qualche tipo, che ne so, vattene a casa, qualche... Vattene a casa non mi sembra una parola grossa. Sì, vabbè, non... C'è stata un'ingiuria, c'è stata una minaccia. Said se l'ha detto e non l'ho capito perché parlava nella lingua sua. I ragazzi, se gli devo spiegare, che gli hanno detto, i morti, qualcuno bastardo, qualcuno vattene a casa. Per me queste erano le parole... grosse, no? Quando è successo questo, i ragazzi marocchini sono stati messi fuori dal bar, la ragazza era presente? La Sara Folina? Non glielo so dire. Non lo sa, non l'ha vista e non l'ha sentita. No. E non ha sentito nemmeno pronunciare frasi, come per esempio lasciateli stare? Io no. Non l'ha sentita questa frase. Grazie. Dopo che hanno rotto questa bottiglia, no? La bottiglia, sì, rotta, che lei ha detto, siete intervenuti, giusto? Sì. È stata rotta questa bottiglia, voi siete intervenuti. Anche io sono intervenuto. Lei ha chiesto aiuto ai ragazzi? No. Non ha chiesto aiuto a nessuno dei ragazzi? No, nella maniera più assoluta? Per nessunissima ragione. Mi scusi. Quindi posso considerare come un punto fermo il fatto che tutte e quattro... questi cittadini marocchini sono stati messi in macchina. Sì.
Tutti e quattro. Tutti e quattro. Siccome l'imputato ha detto davanti a noi che era tornato per cercare il suo amico, allora devo dire che l'imputato, se è vera la sua dichiarazione, ci ha detto una bugia. No? Sì, 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 sono montati tutti e quattro in macchina. Secondo punto, alla sala operativa, ai carabinieri, è arrivata una telefonata in cui si parlava di una rissa tra extracomunitari. Quindi è stata fatta dal suo bar una telefonata prima che succedesse la morte di questa ragazza. Sì o no? Io non lo ignoro, so dire. E chi l'ha fatto, se non l'ha fatto? Io no. Sicuro che lei non l'ha chiamato? Non è. Io non mi assicuro che non ho chiamato. Io ho chiamato sicuramente dopo il fatto. Sia ambulanza, veniamo, sia le forze. Veniamo a un altro punto. Però prima di... Ascolti un minuto. Prego. Veniamo a un altro punto. Lei ha l'obbligo di dire la verità. Ma ci mancherebbe... No, lei ha l'obbligo di dire la verità. Quando questi ragazzi marocchini hanno scagliato questa, hanno lanciato questa bottiglia, e quando c'è stato questo intervento dei ragazzi di Tor Vaianica, c'era riferimento al fatto della condotta di uno di questi nei confronti, o di due di questi nei confronti di Sara o di un'altra ragazza? Qua ha l'obbligo di dirmi la verità. Non io era infatti, soltanto una lite tra i marocchini, infatti, era una lite tra i marocchini e gli altri, per il fatto di Sara, sì o no? Io infatti mi sto impegnando da sapere non quello mi pare. Che so. Sì, no. Non no. Mi pare. Solo che adesso lei mi chiede troppo, perché io... mi chiede troppo, io non glielo posso dire. Non è che non glielo voglio dire. Non so. Desidero sapere da lei, lei ha l'obbligo di rispondere. Questi ragazzi, quando prima che l'aiutassero a spingere, come lei dice, spinta o non spinta, camminavano da soli o non camminavano bene, ecco. Non si capisce come si faccia a camminare dietro spinta da soli, ma lasciamo perdere. Vabbè, lei no, no, lasci perdere. Io sono vecchio, lasci perdere. Capisco la gente come lei, capisco anche se... non condivido il suo comportamento. Allora, cerchi di essere chiaro. Ci dica, questi ragazzi, i marocchini e gli altri ragazzi, litigavano tra di loro, non gli extracomunitari tra di loro, ma i due gruppi, i marocchini e i ragazzi di Tor Vaianica, per questo fatto di Sara, sì o no? A mio avviso, il... Non voglio il suo avviso, io voglio sapere quello che ha visto lei. Io l'ho già detto, Presidente, la rissa per me è nata tra loro, la rissa che poi io... Lasci perdere se è rissa, non è rissa. Vabbè, allora, è nata tra loro. Allora che c'entravano questi ragazzi? E che c'entrava il fatto di Sara? Me lo spieghi? Una ragazza è morta, è morta una ragazza. E quello per me è il fatto... Non c'è soltanto in gioco l'onore del suo bar. No, ma lei mi ha frainteso. E allora cerchiamo di si faccia capire. No, mi dispiace, ma frainteso. E allora cerchi di non dire. Non pensavo minimamente all'onore del mio bar. No, no. Non. Però, dunque, io mi sembra di essere stato... Desidero sapere se questi ragazzi di Tor Vaianica, questi altri ragazzi di Casablanca, eccetera, questi ragazzi stavano litigando per il fatto della ragazza, delle molestie che erano state date alla ragazza, tant'è vero che la ragazza aveva telefonato a casa a suo padre e dire di venirla a prendere. Io, Casablanca hanno iniziato per me la colluttazione tra loro. Io quando ho inteso sta bottiglia sono uscito fuori e da solo già me la cavavo per tirarli fuori. Questi ragazzi sono abituali del bar. Essendo abituali del bar, con questi non è... Il razzismo non è razzismo. Ma lasci stare, qua non si tratta di vabbè, razzismo. Io, se lei mi fa parlare, io gli dico quello che ha visto di questo. Io gli sto dicendo. Per me però non è stata la colluttazione così grave. Se poi c'è l'astio tra sti ragazzi e i signori marocchini per via De Sara, io qui lei via, io non lo so. Non lo so perché tutte queste cose... Se io gli devo dire la verità, gli devo dire la verità, e la verità che so io è questa. Questa è che la ragazza gli abbiano toccato il sedere, l'ho sentito, io non c'ero. Che la ragazza ha detto, io l'ho sentito. Allora, se lei mi dice che gli devo dire quello che ho sentito, se gli devo dire quello che so, è questo quello che so. Senza, non devo difendere niente.
Poi come ci siamo girati abbiamo visto che stavano a buttare le bottiglie per terra e basta. Poi noi siamo andati, non mi ricordo chi è che è andato ad avvisare Enea, o non mi ricordo se Enea ha sentito il casino che stava succedendo e è uscito fuori. Enea che è gestore del bar? È gestore del bar, sì. Enea ha chiesto il vostro aiuto per allontanare queste persone? Sì, sì, per calmare questa situazione che stava degenerando e ci ha chiesto se potevamo aiutarlo a farli uscire fuori dal bar e l'abbiamo aiutato infatti. L'avete aiutato? Sì. Ad uscire fuori, come l'avete aiutato? Niente, abbiamo detto allontanatevi perché qui cioè, c'era pericolo che succedeva qualcosa un po' più di grave. E allora abbiamo provato a farli entrare dentro la macchina, sono entrati dentro la macchina, poi hanno fatto il giro del palazzo e prima di entrare, questo è lo specifico, prima di entrare dentro la macchina, l'imputato ha fatto un gesto con l'intenzione di voler toccare il sedere a Sara. Come prima di entrare dentro la macchina? È entrato dentro la macchina, sì. Prima di chiudere lo sportello. Sì. Ha provato a toccare il sedere a Sara. Ma Sara dove stava in quel momento? Sara in quel momento stava attraversando la strada insieme a Maurizio per andare dal padre che l'aspettava giù vicino al giornalaio. Ma quando lei è entrata nel bar, Sara era già lì? Lo ricorda? No, era venuta dopo. Sara e Alessandra le hanno detto se sono avvicinati al vostro tavolo? Sì. Si sono avvicinati a voi. Hanno detto qualche cosa? Hanno detto che avevano provato a molestarle là vicino al tipo supermercato, non mi ricordo il nome. E ci hanno detto dopo se l'accompagnavamo, perché avevano paura che poteva succedere una cosa, cioè un'altra volta questa storia così. E basta, poi quando hanno detto così abbiamo detto vabbè non vi preoccupate, cioè, partiamo da lontano. Così. Queste cose così. Le cose così. Quando è arrivato il gestore, Enea, lei dice sì, che ha chiesto il vostro aiuto per mandare fuori queste persone. Sara è intervenuta anche lei? Mm. Era lì vicino? Sì, Sara stava lì e guardava. Cioè. Che guardava? Ha detto qualche cosa? No, perché io ero abbastanza lontano, non capivo, cioè, dove si parlava. Allora glielo contesto io, perché lei ha sentito il 2 di gennaio del 1995 ai carabinieri, Ho detto sì, lasciateli stare. Ricordo che in questo frangente ho notato Sara che piangeva dicendo lasciateli perdere, sono persone come noi. Sì. Grazie, non ho altre domande. Senta, ma Sara diceva lasciateli perdere, sono persone come noi. Sì. No? Secondo lei perché ha detto quella frase? Visto che era lì, che cosa stava accadendo? Perché visto che non si allontanavano di loro spontanea, cioè un po' di loro spontanea volontà, perché un po' hanno alzato la voce, allora ha detto così perché ha paura che succedeva una rissa, penso che ha detto così per questo. E piangeva? Sì. Nessuno di voi ha alzato le mani? Io personalmente no. Però infatti ho domandato se nessuno di voi ha alzato le mani, non detto. Mani no, cioè qualche spintone così c'è stato. Senta, lei subito dopo l'incidente che cosa ha fatto? È corso di là, ha aiutato, ha partecipato al fermo, alla cattura del conducente dell'autovettura e delle altre persone che erano. Sì. Anche lei ne ha fermato qualcuno? Sì, e posso specificare una cosa? Sì, sì, come no? Quando Maurizio dopo un po' è venuto verso di noi e ha detto guarda che hanno messo sotto Sara, io lì per lì non ci ho creduto, poi mi ha detto quando insisteva perché lo vedo abbastanza agitato, quando cioè mi ci ha portato proprio lui, a me quando ho visto Sara lì per terra, cioè poi non ci ho capito niente, mi è venuto spontaneo andare verso la macchina. E poi dalla macchina ho visto Said che stava così con le mani sul volante e che rideva. E poi nel frattempo due di loro hanno cercato di scappare e uno è stato fermato, è riuscito
Invece un altro è riuscito a scappare. Io non ho altre domande, Presidente. A lei col verbale per le contestazioni. Senta, mi ascolti un minuto, Ricci. Lei con calma deve rispondere dicendo il vero, quello che a parer suo è il vero, la sua coscienza è il vero, ad alcune domande. Lei faccia capire alla Corte. Queste due ragazze sono venute dicendo questo gruppo di persone ci ha molestato, abbiamo paura, ci ha accompagnato, tant'è vero che questa ragazza telefona a casa. Voi che siete un gruppo di giovani, è possibile che non avete detto neanche una parola a queste altre persone dicendo lasciate stare in pace queste ragazze, lasciate stare in pace le nostre donne? È possibile che voi non abbiate detto niente? No. Non avete detto niente? No, cioè, si sono sentite parole, però io... Lei non si impicciava, si sono impicciati gli altri. Che cosa sono state queste parole? Hanno detto lasciatele stare e andate, cercate di andare. Fu questa l'origine della lite? Sì, penso di sì. Oh, quindi l'origine della lite fu questa. Abbiate pazienza, insomma, signore, mi fermo. L'origine della lite fu la reazione. Boh, lasciamo stare se c'era lei, se c'era gli altri, a questo avvicinamento, queste molestie, lo chiami come vuole, regata a queste ragazze. Quindi la causa di quello che è successo non è una lite tra gli extracomunitari, come ci ha detto il proprietario del locale, come ci stava dicendo lei, è una lite tra voi e questo gruppo di extra. E questo spiega allora che cosa? Come si inserisce questo discorso nel fatto che quello partendo ha tentato un'altra volta di toccare il sedere a Sara? Perché di Sara si trattava allora. Sì. Sono intervenuti i ragazzi perché loro, poi la discussione è degenerata, nel senso che è uscito fuori il fatto di Sara e di Alessandra. E la discussione è continuata anche fuori del recinto, perché non... Quindi il fatto di Sara e Alessandra è venuto a mente, c'era questa quello che lei chiama macello, no? Sì, o è intervenuto prima? No, prima c'è stata la litera di loro e poi c'è stato il fatto di Sara e Alessandra, e cioè? Che è uscito fuori. Cioè si è detto che queste persone avevano infastidito Sara e Alessandra? Sì, perché praticamente loro stavano parlando con Enea e lui ha spinto il padrone del bar, Enea. Sì. L'ha spinto, sono intervenuti i ragazzi e hanno detto voi questa sera già avete dato abbastanza fastidio, vedete di andarvene. Infatti c'era un amico di Said che tentava di allontanarlo e farlo salire in macchina. Sara in quel momento era lì? Sara io in quel momento non l'ho vista, sinceramente. Lei non l'ha vista piangere Sara, come ha detto poco fa? Sara l'ho vista Ricci. Che era abbastanza turbata, nel senso che quando sono riusciti a farlo salire in macchina, lui ha avvicendato nell'incrocio e si è fermato accanto a Sara. Lì Sara già era abbastanza turbata, noi l'abbiamo visto. Io sinceramente ero da questa parte, ho visto che lui si è fermato vicino a Sara, ha tirato fuori il braccio e Sara ha alzato il braccio sinistro come in senso di disapprovazione. Poi è partito giù per via Signa e è girato a via Piripoli. Io in quel momento ho urlato via Piripoli. Se permette, Presidente, forse qui bisogna... Allora, questo è il Bar Lupo. Sì, questa è via Firenzuola. Sì, noi eravamo precisamente... Quindi voi eravate dall'entrata su via Firenzuola. Su via Firenzuola. Quindi questa è via Signa. Questa è via Signa. Perfetto. Questa è via Levante. E poi qui c'è una via, una piccola via, che è chiamata via Piripoli. Di qua loro hanno girato da questa parte, questa è via Vinci, e hanno ripercorso via Levante. Perfetto. Loro da dove partono? Loro stavano praticamente parcheggiati davanti alle transenne. Alle transenne del bar, sì. Di via Fiorenzuola. Via Firenzuola, sì. Fiorenzuola. Sono stati messi qui in macchina? Cioè sono entrati in macchina? Sì, è stato praticamente... E Sara dove si trovava in quel momento? E Sara in quel momento era da quest'altra parte della strada. Quando lui è partito dalla macchina, io ho visto in quel momento lei che noi stavamo da questa parte, stavamo. Sì. Ci siamo spostati perché stavamo vedendo dove andavano, stavamo di qua, abbiamo visto che la macchina si è fermata vicino a Sara e Maurizio, abbiamo visto un braccio che usciva, io ho visto solamente il braccio, perciò non lo posso dire con sicurezza, e ho visto Sara che praticamente allontanandosi ha alzato il braccio sinistro perché stava andando verso di qua. È partita a razzo la macchina, girato, io ho detto, in quel momento ho detto levatevi dalla strada perché qui qualcuno
questa sera va a finire male. Abbiamo rivisto un minuto e mezzo dopo, due minuti, i fari e una macchina ad altissima velocità. Che veniva qui da... Veniva da qui, sì. E poi? Lei dove si trovava in quel momento? Noi eravamo da questa parte, eravamo. Quindi potete vedere da questa parte questo che arrivava qui? Benissimo, perché... No, non eravamo coperti. Stavamo un po' verso il centro della strada? No, noi eravamo precisamente qua. E la macchina praticamente veniva dritta al centro della strada e si è allargata da questa parte. Perché si è allargata? Puntando Sara. Perché si è allargata? Non lo so, non so perché si sia allargata. Non è che voi stavate qui in mezzo alla strada? Come nessuno era al centro della strada. E poi? Dopodiché abbiamo visto la macchina che praticamente ha deviato, l'albero l'ha strusciato. Nel frattempo Sara ha iniziato a volare in aria e la macchina è andata nell'altra direzione. Andrea Zallenga, lei è studente? Sì. Che cosa fa? Terza media. La terza media? Lei è frequentatore di questo bar di Via Lupi, ci va qualche volta con gli amici? Sì, sto sempre. Qua? Ci sto sempre. Sempre? Sì. Si ricorda quel giorno con quali amici stava in quel bar? Sì. Chi erano? Massimiliano Ricci. Sì. Amaducino Massimiliano. Sì. Emanuele Natalucci. Sì. Lei ha visto Sara arrivare nel bar? Sara si è avvicinata a voi? Sì, l'ho salutato. Non l'ha salutato. Stava insieme con un'altra ragazza? Sì. Con questa Alessandra Caroccio? Perfetto. Hanno detto qualche cosa, Sara e Alessandra, a voi, su questa persona o su qualcuno di questi quattro che erano entrati? Lei se lo ricorda? Hanno detto se per esempio l'avevano incontrati prima di entrare al bar, che queste persone le avevano poi seguite al bar? Ah, sì. Cosa? Sì, l'avevo sentito. Cioè, che hanno detto? Piano, sì. Cioè, la stava per toccare, lo so. Però hanno detto... Che la stavano per toccare, che l'avevano importunato? Sì. Poi che cosa è successo? Lei se lo ricorda? Sì, poi sono messi là a litigare fra di loro. E lei che cosa vede? Che lei ci ha chiesto se aiutavamo a portarli fuori. Quindi lei ha chiesto a voi l'aiuto, o vi siete offerti voi? No, ci ha chiesto l'aiuto di a portarli fuori? Sì. E voi come l'avete dato questo aiuto? Ah, io non sono andato. Lei? Io ci sono andato. E Sara in quel momento dove stava? Che cosa faceva? Sara stava dietro di me, perché c'era paura che... ci aveva chiesto se li trattavamo male. Ci aveva chiesto? Cioè, lei non voleva che noi trattavamo male le persone. Queste persone? Sì, persone. Lei le ha visti salire a bordo di questa sì. macchina? E poi stavamo ritornati tutti dentro all'area del bar. Sì. E poi ho visto la macchina, ho sentito proprio un rombo. La macchina veloce, ho sentito un botto. Da dove veniva questa macchina? Da via Levante. Da verso via Levante. E lei dove si trovava in quel momento? Sempre dentro il recinto del bar. Sempre dentro il recinto. Non stavate in mezzo alla strada? No. Sara, la prima volta che è venuta al bar, si è lamentato che queste persone gli avevano fatto delle proposte, si erano permesse delle confidenze, sì o no? Adesso non mi ricordo tanto. Cerchi di ricordarsi. Faccia uno sforzo, cerchi di ricordarsi, perché qui si trova davanti ai giudici. Sì. Allora cerchi di ricordarsi. Cerchi di ricordare. Cioè... Qui lei ha l'obbligo di dire la verità, sì, certo. Non se ne può lavare le mani, allora ci dica quello che sa. Sara è venuta là. Sara è venuta là? Mi ha salutato, non mi ha detto proprio, non è che mi ha detto a me se è lamentato. Cosa ha detto? Non è che si è lamentato, lei mi è venuta a dire a me. Quando si è lamentato, si è lamentato. L'ha detto alla gente che c'era con lei? Sì. Al gruppo, che cosa vi ha detto? Di quella cosa, cioè che... Parli al microfono, per cortesia. Cioè che... Che l'ho tentato di toccare il culo. Di quello. E Sara vi ha domandato, vi ha detto se l'accompagnavate a casa? No.
Quando Sara si è allontanata, vi ha detto che qualcuno di voi ha detto che tanto non ci preoccupasse, che la guardiamo noi, che ti guardiamo noi? No. No, assolutamente. Questo non è accaduto. Quando Sara è rimasta a terra, lei l'ha visto in faccia questo imputato? Che faceva? È uscito dalla macchina, stava fuori dalla macchina lui. È uscito dalla macchina? Stava per terra. Lui per terra? Sì. E che diceva? Perché non lo capisco, io le dico, non diceva niente poi. Stava là per terra, ma non stava a guardare lui. Stava per terra come? Perché qualcuno lo teneva per terra. No, stava per terra, lui è uscito proprio subito dalla macchina. Lui stava per terra, nessuno di voi, nessuno dei ragazzi lo ha bloccato. No. Quindi lui se voleva se ne poteva andare? A dove lei mi ricordo precisamente, io stavo a guardare più Sara, non mi ha importato tanto di lui. Cerchi di ricordare, lei dopo tutto è un cittadino di questo paese, non è così che si rispettano i doveri del cittadino. Ci accomodi. Venga l'imputato. L'interprete. Lei parla italiano? Sì. Oggi sulla spesa ho risparmiato un bel po'. Brava. La mia camicia. Ma per le macchie ci vuole la candeggina. Sì, ma tu sbagli candeggio. Con ace non succede. Ma con questa risparmio. Credi? Ma una camicia quanto ti costa? Guarda la mia camicia. Sono anni che la candeggio con ace ed è perfetta. È vero. A conti fatti, questo è risparmio. Ace, smacchia più bianco senza strap. E quando scegli, guarda la differenza. Ace contiene di più. Via, via. Kate e Luke non hanno proprio nulla in comune. Nulla, a parte una collana rubata. French Kiss, una commedia molto, molto indiavolata e raffinata. French Kiss, l'ultimo capolavoro di Lawrence Kasdan. Vivendo fuori tutti i giorni, sentivo proprio il bisogno di un Protegi Sleep come il nuovo intervallo della Lines. Mi fa sentire più protetta e praticamente non lo sento. Intervallo della Lines è anatomico e ha un adesivo più lungo e più largo che aderisce completamente allo slip e ti muovi come vuoi. Intervallo della Lines ti fa sentire più protetta tutti i giorni. E praticamente non lo senti. Intervallo in bustina anche nella confezione risparmio da 44 Protegi Slip. Ma come si sta bene qui da te? Beh sì, è un piccolo angolo di paradiso. E poi questo caffè così delicato, ma dove lo trovi? Non è stato facile. Penso che questo caffè sembra fatto apposta per te. È la mazza crema e gusto, gusto dolce. Ma che fai, ci provi? Io? Ma figurati. Ma... Rita! È sparito. Ma il caffè le è piaciuto? Piaciuto. Se l'è portato via. Allora lei ha fatto qualche cosa. Ma che... non l'ho neanche toccata. E col pensiero? Beh, col pensiero? Ma perché vale anche il pensiero? Se vale anche il pensiero, ditelo però. Non capivo. Un nuovo grande evento automobilistico da Fiat. Due auto diverse, completamente nuove. Fiat Bravo, Fiat Brava. La scelta. Sabato 16 e domenica 17 in tutte le concessionarie e succursali Fiat. Per fortuna c'è la doccia multifunzioni Euco. Il massaggio plantare, la sauna di vapore e il massaggio verticale. In una doccia multifunzioni Teuco ti danno sempre energia, dinamismo e relax. Doccia multifunzioni Teuco. Tutta la vita che vuoi. Signora, scusi, mi fa un salto? Ma dove? Su una staccionata. Brava! Lei è in forma e usa olio cuore. È vero! È vero! Ma è solo un docente di filologia. E vabbè, nessuno è perfetto, professore. Bravo! Lei mangia bene e usa olio cuore. Olio cuore, solo dal cuore del mais.
è dietetico, è buono e a tavola aiuta a sentirsi bene e a mantenere in forma noi e il nostro ottimismo. Olio Cuore. Vivi con gusto. Ramsay è disposto ad eseguire qualsiasi ordine. L'impiego di armi nucleari è stato autorizzato. Hunter ha il coraggio di opporsi. Chiudetelo nella sua cabina. Sono io il comandante qui! È un ordine! Allarme rosso. Prego. Said, lei da quanto tempo sta in Italia? Un anno fuori e 6 mesi e mezzo carcere. È arrivato un anno fa? Sì. Da dove? Dal suo paese? Sì, dal Marocco. Dal Marocco. Sì. È venuto in Italia per fare che cosa? Per lavoro. Per lavoro? Sì. Che tipo di lavoro ha? Lavoro muratori, vendi a tappeti, supermano. Quando trovo un lavoro, lavoro e basta. E ha trovato poi lavoro? Sì. È venuto insieme con suo fratello o suo fratello stava già qui? No, io ho arrivato da solo, mio fratello è arrivato come mio padre. Quindi suo padre sta qui in Italia? Sì. Quindi lei ha raggiunto suo padre qui in Italia? Sì. E dove abitavate? Dove abita suo padre? A Trovaianica, sempre. A Trovaianica? Sì. Quindi lei era solito frequentare quel bar Lupo? Cosa? Frequentava quel bar Lupo? Sì. Di Trovaianica? Sì. Ci andava spesso? Quindi quel giorno voi dove vi siete incontrati prima di andare a Barlupo? Dove la prima volta Ghotfan e Mohammed e mio fratello lavorano al semaforo a Ostia. Vi siete incontrati tutti e quattro? Sì. Per andare a Barlupo? Sì. Sì. Prima del Barlupo vi siete fermati a fare delle compere? Sì, fermato al piazza. Che cosa avete comprato? Sì, fermato io al piazza e è entrato mio fratello Milut. Compra un panino. Avete incontrato questa ragazza in questo bar alimentare, questa ragazza Sara Folino? Lei la conosceva già? No. Non l'aveva mai vista prima? No. Non avete incontrato due ragazze? No. No. Perché lei ha sentito che c'è questa ragazza, sì. Alessandra Caroccia, ha detto che voi avete fatto degli apprezzamenti un po' pesanti nei confronti di questi due ragazze. No. Non è vero? No. Non è la verità? No. Quando siete arrivati al Barlupo, siete arrivati in macchina o siete arrivati a piedi? No, la macchina. Con sì. La macchina. Dove l'ha parcheggiata lei la macchina? Sì, davanti al bar. Ma lei sa che da quel bar ci sono due entrate, una da in via Fiorenzuola e sì. L'altra in via Levante, no? Lei sì, lo conosce via bene. Levante, sì. Dove l'avete parcheggiata la macchina? In quale via? A via Levante, sì. Siete scesi tutti e quattro e siete entrati nel bar? Sì. Che cosa avete ordinato? Sì, mio fratello e quello mio nipote è entrato al bar. Io e Ghotfan seduto una tavolone fuori del cemento. Mio fratello è restato al bar giù al flipper. E Ghotfan ha portato una birra e 3 bicchieri. Una birra e una bacchetta di sigarette. Era la prima, diciamo così, la prima volta quel giorno che prendevate una birra insieme? Vi siete fermati a bere da qualche altra parte? Avete bevuto qualche altra birra? Sì, Ostia, alla macchina. In macchina? Sì. In macchina. Lei guidava sempre la macchina? Sì, sempre. Poi che cosa è successo? Ghotfan si è piegato sul sì. Tavolo e ha mandato per terra delle bottiglie e i bicchieri? Sì. Perché? Lui perché prima... Era ubriaco? Sì, io lui quando la birra è sbandata a terra io ho parlato come lui. Sta attenti, non fa così perché la gente non vuole così, perché io conosco lui nuovo. L'ho già parlato così, è arrivata la signora del bar. È arrivato Enea? Sì, la signora del bar. La signora, sì. Quindi la moglie del gestore. Sì, la moglie del signore del bar, sì. E che cosa ha detto la moglie del gestore? Ah, lei pulisce, parla qualche parola, non è buona. Sempre rompe qualcosa, sempre... Non è gente pulita, lei così, sì. Quindi voi ha pulito e voi siete rimasti lì? Sì. Vi ha invitato ad andare via, forse? No, solo dice la parola brutta, non dice vai via o qualcosa. Vabbè, avete sporcato, avete sì. Detto così. Sì. State attenti. Sì. Poi che cosa è accaduto? E poi quando il signore parla è arrivato le gente che sta seduta a tavalloni. Arrivato girato... Piano piano, se no non si capisce. Sì. Lentamente. Arrivato quello gente che sta all'altra tavalloni,
Sì, loro voglio fare il casino per forza. Per niente. Quando ho sentito la signora dice la parola brutta, anche loro voglio... voglio qualcosa. E questi altri ragazzi, lei li conosceva? Li aveva già visti in quel bar? Sì, la gente però non conosce bene, no? C'erano anche delle ragazze insieme con questi ragazzi? No, c'è tanti ragazzi. Non ho visto che anche lei c'è al bar o no. Non c'erano ragazze? No, c'è. C'erano? Sì. Che stavano insieme con gli altri ragazzi? Sì. Vabbè, poi che cosa è successo? Perché questi ragazzi si sono interessati a voi? Sì, perché io, quando la signora ha detto quella parola, è arrivato la gente e comincia a menarmi, tutti e tre. Quando la gente comincia a menarmi, mio fratello comincia a piangere. È arrivato la signora del barco, non lo so come ha detto sua moglie, e lui ha fermato le genti. Qui è stato detto che lei a un certo momento si è tolto la maglietta e si è messo a dorso nudo. Perché? No, la gente che ha strappato la maglietta. Sì, una ha portato a me, io ho fatto così e lui ha portato anche la maglietta. Ma c'è stato uno scambio di schiaffi, di pugni, di calci, sì. Qualche cosa? Sì. Dall'una all'altra parte? Sì. In combinato? Sì. E voi siete andati via poi autonomamente? No, quello tempo ho scappato il mio nipote. Quindi siete rimasti in tre? Sì. Quindi lei poi siete usciti e avete ripreso la macchina? Sì. Siete usciti autonomamente oppure vi hanno... Sì, quando lui ha fermato le genti, noi usciti dal bar da soli. Da soli? Sì. E siete montati da soli in macchina? Sì. Lei si è messo al posto di guida? Sì. Senta, questo altro che è fuggito perché è fuggito? Paura delle genti. Lei lo sa che invece tutti quanti hanno detto che non è affatto fuggito, che siete entrati in macchina in quattro persone. No, tre persone. Tutti lo dicono. L'ha detto anche il gestore del bar, Enea. No, non è vero, lui è scappato. Siamo tre. Entrato la macchina tre. Senta, io la guida e l'altro la dietro. Va bene, eravate in tre. Quando lei è partito, in mezzo all'incrocio, si dice, hanno detto alcuni testimoni, c'era una ragazza, che poi è la ragazza che è morta, Sara, insieme con un altro ragazzo. E hanno detto questi testimoni che lei si è avvicinato a loro e tirando fuori il braccio ha cercato di toccarla. È vero questo? No, non è vero. Non è vero? No. L'ha vista questa ragazza con questo ragazzo? No, non ho visto. C'è le gente e c'è quattro o cinque ragazzi. C'è le gente che fa il casino come noi e c'è le gente maschile e femminile. Perché ha girato in via Signa per andare a casa e non è andato dritto verso via D'Animato? Sì, per prendere quello mio nipote che è scappato. Per ricercare questo nipote? Sì. Quindi lei ha fatto il giro dell'isolato poi? Sì. Il giro dell'isolato per cercare questo nipote? Sì. Ed è ritornato su via Levante? Sì. Però lei ha dato delle versioni contrastanti, glielo dico subito, perché la prima volta invece ha detto che lei aveva fatto marcia indietro, aveva fatto 10 metri indietro, poi era partito perché i ragazzi non la volevano far passare, è sbandato sulla destra ed è andata a investire la ragazza. Perché? No, quando ha fatto l'accidente siamo tre, non voglio entrare anche lui quattro qua al carcere, quello per pensato qui. Dici che non l'aveva ridetto per non coinvolgere il cugino. Perché ritorna su via Levante? Perché quella via, quella è la strada della casa mia. Perché quella è l'unica strada che lei sì. può fare per prendere poi via D'Animarchi e andare a casa sua? Sì. Non ho capito. E quando è arrivato in via Levante, a che velocità andava? Sì, penso 50. L'ha vista la ragazza? Ha visto queste due persone che stavano su immagine della strada, la ragazza e il ragazzo? No. Ma qui dicono che lei ha diretto la macchina verso queste persone, questa ragazza o questo ragazzo. È no. vero o non è vero? No, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Poi dicono che quando lei si è fermato, lei si è messa a ridere, stava ridendo. No. È vero o non è vero? No, non è vero. Corre quanto senti male la bocca, non posso ridere. Come io ho fatto accidenti o uccidi dalla macchina, ridi, come...
Questo non è vero. Quando è uscito dalla macchina, che cosa ha fatto? Ha cercato di fuggire o andare verso la ragazza? No, io scendo dalla macchina per vedere la ragazza che è stata a terra, è arrivato la gente e comincia a minarmi fino a quando è arrivato il carabiniere e fermato la gente. Sì, questo che è successo. Perché io che guido la macchina, non le macchine che guidano. Quello che ho fatto io, te lo dico, la verità. Senta, è vero o non è vero che lei in carcere ha chiesto a un detenuto un coltello? Non ho capito la domanda. È vero o non è vero che in carcere lei ha fatto la richiesta di un coltello? No, domanda non ammissibile. Perché, Presidente? Perché la ritengo estranea al processo, è un comportamento dentro il carcere, non vedo che c'entri col processo. Vabbè, la personalità... La ritengo inammissibile. Allora, gli atti del pubblico ministero... Pubblico ministero, la ritengo inammissibile. La ritengo inammissibile. Lei in carcere, allora io faccio un'altra domanda, lei in carcere si è sentito minacciato da qualcuno? Non so, se non possiamo accettare... Domanda inammissibile pure questa. Anche questa? Sì. E allora non faccio altre domande. Facciamole sul fatto, per cui, quale si No, faccio. La personalità, il Presidente, il pubblico... Pubblico ministero. Sì, Presidente, no, per carità, non voglio entrare in polemica, però... Si possono fare domande sulla personalità dell'imputato. Perché se lei dica che devo fare domande soltanto sul fatto, allora il codice io è un domande su un comportamento lo devo rileggere. Su comportamento antecedente, concomitante e successivo al reato, dice l'articolo 133. Non concerne. Comunque, Presidente, il fatto è, io poi posso produrre eventualmente, perché se non si può accertare fatti del genere, allora che dobbiamo accertare in un fatto di omicidio volontario? Non stiamo mica parlando di omicidio colposo qui, stiamo parlando di omicidio volontario. Non voglio fare polemiche, non ho altre domande, grazie. Senta, le faccio una domanda specifica, Presidente. Perché mai lei non ha scritto alla famiglia Folino chiedendo delle scuse o ha fatto qualche dichiarazione sentendosi pentito di questo fatto? Guardi, la parte civile cerca di aiutarla su questo punto. Sì, adesso posso esplico per favore, perché io quando ho fatto l'accidente sento come io ho ammazzato mia sorella. Io ho scritto 3 lettere, non sono arrivato al giornale. Io ho scritto la prima all'avvocato il primo Domenico Naccari, niente. Ho scritto la seconda all'ambasciata, niente. E la terza è stata adesso a mia tasca, se ti voglio far vedere te lo porto adesso. Anche io non posso ammazzare anche il gatto alla strada, perché questo anche io ho sentito male come ha ammazzato mia sorella. Quello perché ho scritto niente da fare. Sì, una sta qua a mia tasca adesso. No, è inutile, guardi, lasci, non interessa. Allora perché io ho fatto la domanda. D'accordo, Presidente, da parte di questa parte civile. È finito. Posso leggere? No, Presidente, perché è estremamente tardiva. Può fare dichiarazioni in ogni momento del processo, Presidente. Se lei ritiene, la può leggere adesso o la può leggere alla fine dell'esame? Lo chiederà a lei. Lui non lo chiede, lo chiederà a lei. Dopo aver fatto il giro dell'isolato, che situazione c'era all'incrocio tra via del Levante e via Signa, poco prima dell'investimento della ragazza? Sì. C'è la gente, c'è le macchine fermate da... la strada e c'è il motore della gente. Erano le stesse persone, lei ha potuto riconoscere qualcuno delle persone che l'aveva aggredita dentro al bar? Sì. Aveva un'aria minacciosa, ha potuto vedere, facevano gesti di minaccia o qualcosa? Sì. Senta, un'altra domanda. La parte civile le ha chiesto se aveva mai scritto una lettera, lei ha tirato fuori questa lettera. Può leggere questa lettera che lei aveva? Se lei ha? Ce la può leggere, per favore? Sì. Per conoscenza mando questa mia missiva al signor giudice per le indagini preliminari, il direttore del Messaggero, il direttore del Tempo, il direttore del Paese Sera, il direttore della chiesa di Torvenica, scusa non conosco come chiamo, io sottoscritto Vulcava Sari, chiedo perdono al genitore e familiari della carissima Sara Follino, ammetto spontaneamente di essere colpevoli, per l'avermi macchiato di en così, per inconsapevolmente, perché sotto l'effetto di alcolici, di un grave e doloroso crimine, inconsciamente da me provocato,
connazionale, chiedo perdono per aver provocato in quei brutti giorni disagi e paura per lei ritorsioni voleva punire. Io sottoscritto i nostri dichiaro di non essere mai macchiato di un qualsiasi crimine per essendo lontano dal proprio paese d'origine in Italia e altro mi sono sempre comportato umilmente lavorando, facendo tutti i mestieri, ma rispettando rigorosamente le leggi italiane. Grazie. Lei dice che non aveva fatto apprezzamenti sul fisico di questa povera ragazza. La Corte ha ascoltato molti testimoni che hanno riferito invece che ci sono stati questi apprezzamenti. No, non è vero, non è vero. Giudice, a favore. Dobbiamo allora ritenere che quanto affermato da questa ragazza prima di morire, cioè che lei l'aveva molestata, dobbiamo riferire che questa ragazza che era intervenuta in sua difesa aveva detto il falso. No, signor giudice, non è vero. Non posso toccare io qualche donna che non conosco, anche mia moglie non posso toccare alla via o qualcosa. Questo non è il lavoro mio, questo non è vero, signor giudice. Lei dice quindi che non è vero. Lei non ha sentito neanche questa ragazza quando civilmente si è alzata per difenderla? Sì, c'è una ragazza, però non conosco che è quella Sara Follino o un'altra. C'è voi una ragazza? Sì. Che l'ha difesa. Questo lo vide lei? Sì. E che diceva questa ragazza? Sì, lei ha fermato due persone. Sì, quando lei ha visto mio fratello piangere e le gente menar noi, lei ha fermato le gente. Un altro punto. Fatto la mano con me. Noi abbiamo dei testimoni che hanno detto che la prima volta, quando lei si è allontanato, ha allungato la mano per toccare il sedere di questa ragazza. E la ragazza gli ha detto testualmente vaffanculo, per usare il linguaggio che risulta. No, questo non è vero. Questo è falso? No, non è vero. Lei dovrebbe spiegare alla Corte. Era ubriaco? Lei nella lettera dice sotto l'effetto di ebbrezza. Sì, ubriaco più voto, la verità, ubriaco. Sì. Era ubriaco. Lei insiste nell'affermare che la quarta persona era fuggita prima? Sì, lui è scappato. Allora dovrebbe essere così cortese da far capire alla Corte una cosa che è incompatibile rispetto ad un'altra. Come si fa a tornare su un luogo, correndo, a quella velocità per ritracciare per prendere una persona? Come la prendeva? Se la incontrava la ammazzava. Sì, non è la macchina forte, perché ci... Correva, su questo non c'è dubbio. Da tutte le ricostruzioni che sono state fatte da tutti i periti dicono che lei correva al minimo 70 km. La macchina è stata trovata con la terza inserita, innestata. Quindi su questo non c'è dubbio. Lei correva e non ha frenato. Sono tracce di frenata, non ce n'è una sola. Che lei stesso dice che manca visto la ragazza, che poi è morta. Come trovava il suo amico? La ragazza non l'ha visto, dice che cercava il suo amico, lei dice stesso che non ha visto la ragazza. E secondo i periti almeno 30 metri prima la doveva vedere. Sì, perché io quando ho portato la macchina è girato. C'è una gelateria, c'è la gente allo strada. Sì. Per qua? Sì. Io le devo ricordare che lei qui è imputato di omicidio volontario. E la legge prevede una pena molto alta per questo omicidio volontario. Lei è imputato di avere deliberatamente ucciso questa ragazza. Io le devo ricordare che questa è l'accusa che le è stata mossa. Ci sono dei testimoni che hanno detto che lei puntò contro la ragazza direttamente. No, la verità, la ragazza non l'ha visto lo strato. Perché puntò verso la ragazza? Perché vedo specchio, perché c'è gente davanti al banco. Non c'era nessuno, dicono i testimoni. Non c'è gente, per favore. Non c'era nessuno, dicono i testimoni. Nessuno c'era. Lei ha dato due ricostruzioni di fatto. Lei è uno straniero, io devo cercare di farle capire le cose. Lei ha detto prima al giudice, al pretore e poi all'altro giudice che lei ha ucciso questa ragazza perché voleva fuggire, perché era inseguito da questi giovanotti che la menavano. Non ha detto il fatto
che lei era tornata, aveva fatto il giro. Ora lei dice che lei ha fatto il giro, è tornata per cercare questo suo amico. Questo suo amico, secondo i testimoni, secondo la puntata dei carabinieri, pur era in macchina ed era fuggito. Lei si trova con queste persone che l'accusano di aver puntato su questa ragazza. Noi abbiamo questa ragazza uccisa. Spieghi perché è tornata a quella velocità, che cosa intendeva fare? Sì, io ho girato per cerco un mio nipote, l'ho trovato, ho girato quella via dei venti. Io ho passato, ho già visto le gente allo strada, e c'è quattro strada, io già avevo un pezzo il freno, quando ho passato le gente mio fratello ha detto vai. Io sono andato via, vedo specchio qualcuno in buccia per coprire qualcosa. Ma insiste nel dire che è tornato per cercare il suo amico? Sì. Ci accomodi, grazie. Questo è un processo di omicidio volontario aggravato. Voglio soltanto indicarvi alcuni dati certi che sono emersi nel corso di questo dibattimento. Il primo dato certo, inequivocabile, che è emerso è che Sara Folino e Alessandra Carroccia sono state importunate dall'imputato Said. Perché dico dato certo, dato accertato in modo inequivocabile? Perché le dichiarazioni di Alessandra Carroccia hanno trovato riscontro parzialmente anche nelle dichiarazioni dell'imputato. Beh, ma la circostanza che l'abbia importunata è confermata da altre dichiarazioni. Da altre dichiarazioni che noi poi troviamo al momento in cui Sara e Alessandra si recano al bar Lupo e raccontano ai loro amici cosa è accaduto. Chi dice la verità? Chi dice il fatto? Un imputato che ha dato quattro versioni dei fatti e ve lo indicherò. O dicono il fatto gli altri ragazzi. Il secondo fatto che voi dovete dare per accertato in modo sicuro, inequivocabile. I quattro si presentano al bar Lupo, seguendo evidentemente le ragazze. Si siedono intorno a un tavolo. Qualcuno va a prendere uno di loro, va a prendere delle birre. Ad un certo momento uno di loro, quello il più ubriaco, si rovescia sul tavolo, fa cadere le bottiglie, fa cadere i bicchieri. C'è un diverbio fra extracomunitari, chiamiamolo soltanto diverbio, non chiamiamolo rissa, non chiamiamola lite, come dice lo stesso Enea Servi. Ma certamente c'è movimento intorno a quel tavolo. Interviene la moglie di Enea, evidentemente non riesce a far calmare, deve intervenire il marito. E è il secondo momento in cui intervengono anche gli altri ragazzi. È nato lo scontro? Bene, è nato lo scontro. Che cosa ha determinato questo scontro? Soltanto il fatto che abbiano rovesciato delle bottiglie e dei bicchieri per terra? Soprattutto deve essere nato lo scontro perché ci sono state quelle dichiarazioni di Alessandra Carroccia, perché le ragazze avevano dato indicazione agli altri amici, perché dovevano di nuovo allontanarsi e quindi se ci seguono teneteli d'occhio. E Sara, che si rende conto che questo scontro deve essere stato determinato da quelle sue parole o dalle parole di Alessandra Carroccia, piange e dice lasciateli stare,
non fa niente. Non è poi successa una tragedia, anche se ci hanno fatto quegli apprezzamenti. Come voi dovete interpretare questo pianto di Sara o queste parole di Sara che sono state ormai scolpite in quei verbali attraverso le dichiarazioni di quei testimoni? Sono dichiarazioni false? Ma se poco fa, su domanda del Presidente, l'imputato stesso ha dichiarato: sì, è vero, c'era una ragazza che è intervenuta in mio aiuto. E allora quando lui dice che gli strappano la maglietta, quando lui dice che resta a dorso nudo, che cosa fa? Accetta secondo voi ben volentieri il fatto di essere spinto anche con violenza, cacciato dal bar insieme con gli altri suoi amici? Lo accetta volentieri secondo voi? No, non può accettarlo volentieri. Said ha fatto il giro dell'isolato ed è ritornato su via Levante. Perché? Voi potete credere a Said quando afferma che è ritornato sul posto perché doveva ricercare l'altro suo amico che era scappato dopo lo scontro con gli altri ragazzi? Quando dalle carte processuali appare chiaramente che tutti e quattro sono saliti a bordo della vettura e si sono allontanati verso via Signa e poi sono ritornati su via Levante e poi c'è stato l'investimento della ragazza e poi sono andati a finire contro l'albero e poi tre sono stati presi mentre l'altro è fuggito? In quel momento, dopo l'incidente, dopo l'investimento, nessuna credibilità, nessun credito voi potete dare a tali affermazioni. E allora vi dovete chiedere perché è ritornato. È ritornato perché non ha accettato. Questa è la realtà. Non ha accettato di essere stato espulso, cacciato e trattato in quel modo nel bar. Noi abbiamo tutte le testimonianze che ci dicono la macchina puntava contro Sara Folini. Ma noi dovete tenere presente che accanto a Sara Folino c'era anche Maurizio Lombo. Noi abbiamo una macchina che a quella velocità si sposta verso destra senza che ci sia qualsiasi anomalia nel manto stradale che abbia potuto determinare quello spostamento e investe queste due persone. Ma se questo è il reato di cui deve rispondere l'imputato, quale deve essere la misura della pena? Noi non possiamo non tener conto innanzitutto della minore intensità del dolo nel caso di dolo eventuale o di dolo indiretto. Perché qualsiasi persona di buonsenso sa che una cosa è uccidere con l'intenzione diretta di uccidere e una cosa è cagionare la morte di una persona sotto il profilo del dolo indiretto o eventuale. Dobbiamo tener conto di quello che è successo, del loro stato, del loro essere, del loro modo di vivere, di tutto il contesto sociale in cui queste persone sono costrette a vivere nel nostro paese. E dobbiamo tener conto, anche se io non ho voluto approfondire quando è stata scritta quella lettera che non porta alcuna data, del fatto che l'imputato ha chiesto perdono alla vittima e ha chiesto perdono ai genitori della povera ragazza. E come
ne possiamo tener conto. Concedendo l'imputato, nonostante che egli abbia un reato di furto nel suo certificato penale, concedendo all'imputato appunto letto un antigenetico, perché altrimenti ci troveremo di fronte a un reato che prevede la pena dell'ergastolo. E io non credo che in questo caso l'imputato meriti la pena più severa. E allora, concesse le attenuanti generiche da ritenere prevalenti all'aggravante contestata, quella dei futili motivi, vi chiedo la condanna a 15 anni di reclusione. Grazie. Il Belkouaz Said non si è pentito. Abbiamo avuto più possibilità di incontrare il Belkouaz Said davanti al GIP. Mai da parte di questo signore si è permesso una parola dolce nei confronti dei signori Folino. E mi si parla che è pentito. Si parla di pentito di una persona che ride sul cadavere di una vittima. È un ragazzo di 22 anni. Ha investito una ragazza di 15, Presidente. Ha tolto una vita, volontariamente. Noi, come parte civile, abbiamo fatto una lista delle spese che poi voi vedrete da rifondere al Belkouaz Said, ma ci stiamo prendendo in giro, io prendo in giro voi con questa lista, che ci faccio? È cartaccia straccia. Mai il Belkouaz Said potrà pagare. Quando i signori Folino sono venuti nel mio studio, la prima cosa che ho chiesto è stato: volete essere rifusi o volete giustizia? E loro mi hanno domandato: ma perché? Perché, avvocato? Perché se si dimostrerà che questo è un omicidio volontario, la compagnia assicurativa che copre la dovettura non vi rinfonderà, perché è un atto doloso. Se invece è un omicidio colposo, la compagnia assicurativa è costretta a riconoscervi i danni. I signori Folino mi hanno detto: avvocato, non ci interessa dei soldi, vogliamo giustizia. E quella che io vi chiedo a voi: si è pentito Belkouaz Said? Piange questa ragazza Belkouaz Said? Questa parte civile conclude e dice: no. Belkouaz Said si senta al centro di un errore giudiziario. Egli è la vittima, non il carnefice. Si beffa della giustizia, lui è al di sopra. Ecco perché lui si è comportato in quel modo, sia dentro al barlume e successivamente. Una forma di vigliaccheria, mi si consenta. Comunque concludo, Presidente, e le deposito le mie conclusioni con le richieste di danni morali e materiali da rifondersi e con accusa nota spese. Per quanto mi riguarda, mi riporto a quanto richiesto dal dottor Marini. Il pubblico ministero, nell'esposizione introduttiva il 5 luglio, disse: dobbiamo cercare la verità. E nella sua conclusione ha detto: può stare la verità da parte di chi vi ha mentito 4 volte? Ebbene, io devo fare subito una precisazione e devo porvi subito un interrogativo. Può stare la verità da parte di chi ha mentito 3 volte? E non da parte di Said, che non aveva l'obbligo di dire la verità, ma da parte dei testi che voi avete ascoltato, perché io tra poco, analiticamente, citandovi le pagine e le trascrizioni, vi farò vedere tutte le contraddizioni di questi signori che voi avete visto qua davanti. Tutte! Ebbene, ma io vi faccio un altro interrogativo. Ma se questa rissa avesse avuto come motivo originario lo scontro razziale,
L'odio per il diverso, ubriaco, lo vedremo, era ubriaco, Said. Ve lo avrebbero detto? Ve lo avrebbero detto? Anche a questo dovete rispondermi. Anche a questo dovrete rispondere nella vostra sentenza. Ve lo avrebbero detto? E se fossero stati in mezzo alla strada, quando Said è ripassato, e qualcuno di loro avesse fatto un gesto inconsulto e avesse sulla sua coscienza la morte di Sara, ve lo avrebbe detto? Ve lo avrebbe detto? Perché il razzismo c'entra, signori. Il razzismo c'entra. Il collega parlava della campagna di stampa vergognosa contro Torvaianica, ve li ricordate, sì o no? Gli spari nei giorni seguenti. Ve le ricordate le interviste dove dicevano i nostri lavoratori extracomunitari non possono venire a lavorare, hanno paura? Questo era l'ambiente. A Ossia sono avvenuti fenomeni di razzismo. A Torvaianica, nei giorni seguenti, questo ancora non lo vogliamo considerare, comunque consideriamo gli episodi nei giorni seguenti, sono fatti notori. E allora vediamoli questi fatti certi. E guardiamo l'episodio dentro al bar, guardiamo la lite e guardiamo che cosa dicono questi testimoni attendibili. Amatucci il 27 dicembre, la sera, li avete i verbali? Rompevano bottiglie tirandole verso di me. Amatucci il 30, lanciavano bottiglie in giro. La prima veniva lanciata verso uno di loro, le altre verso gli altri avventori, ma non verso di te. Poi siamo intervenuti per togliergli le altre. Quante bottiglie c'erano? Si è parlato di 3 bottiglie. È la Natalucci che descrive l'episodio il 27 dicembre. Rovesciavano bicchieri e bottiglie. E poi ho sentito solo il rompersi delle bottiglie, non ho visto nulla. Ma guardate l'abilità, no? Cioè queste persone si dileguano sempre quando non possono raccontare. Quando hanno paura di contraddirsi. No, in quel momento ero entrato dentro al bar. No, ero uscito a fumarmi una sigaretta. No, ero distratto. No, io non sono andato. Tutti però hanno visto la macchina puntare Sara. Tutti! Ricci e Zarlenga dicono: abbiamo visto parcheggiare la macchina e entrare i 4 extracomunitari. Allora non li hanno seguite a piedi. Queste cose non le potrete superare, perché o le hanno seguite e loro erano impaurite, oppure no. E mi dovrete spiegare allora da dove arriverà questa certezza che ci siano state le molestie. Non ci sono mai state molestie, mai. E questa è la cosa che mette tristezza, perché persone che inventano queste cose non meritavano l'amicizia di Sara. È grave quello che sto dicendo. È grave, ma non ne hanno rispettato la memoria. Ma vi è di più, e questo è un elemento proprio spazio-temporale di una logicità estrema, infantile quasi. Il punto in cui è avvenuto, o sarebbe avvenuto, questo tentativo di toccamento è 7-8 metri prima del punto d'urto presunto, 10 metri, avete le foto. Non di più, del punto d'urto di Sara, quindi la distanza che separa più o meno me e voi. La macchina fa il giro dell'isolato, ci mette 2 minuti. Io non ci metto 2 minuti per arrivare da qui a lì. Tanto che il pubblico ministero, dottor Sarno, lo trovate in atti, a Longhi gliela domanda questa cosa, dice: ma gli avrà domandato, com'è possibile? È passato 2 minuti. E Longhi gli dice: io e Sara ci siamo fermati in mezzo all'incrocio, allora sono ritornati indietro, ci siamo fermati in mezzo all'incrocio a parlare di cani. È la prima scusa che gli viene in mente, la prima giustificazione. L'imputato
Ha detto non ho fatto il giro, questo lo ha detto. Ma guardate, lui si sta difendendo. È nel suo diritto. Lui non ha il dovere di dire la verità. È davanti al pretore. Lui c'è stato un incidente. Io stavo cercando di scappare da questi ragazzi. Su, la presenza dei ragazzi comunque è una costante. È una costante. Così come pure, consentitemi, è credibile il fatto della ricerca della quarta persona. Se c'è stata veramente questa rissa violenta dentro al bar e questa quarta persona fosse veramente scappata dal bar, io ritorno con questa domanda. Ve lo avrebbero detto? Ve lo avrebbero raccontato? Sì, gli stavamo menando, quindi il quarto è scappato. Ma se hanno negato anche l'evidenza, quando non gli faceva comodo. È vero, è tornato a 70 all'ora. Può darsi anche che lui sia ripassato là davanti per dire non ho paura di voi. Ma le potete dire con certezza voi tutte queste cose? Potete dire con certezza che voleva uccidere? Ci può essere ragionevole, può essere presumibile, e voi potete, su una presunzione, potete ragionevolmente condannare a 15 anni, a 20 anni o all'ergastolo una persona. E se lui veramente ubriaco fosse ripassato là davanti e abbia guardato dentro al bar, magari con un gesto, come fanno i ragazzi, con un gesto arrogante, di stizza, però un po' ubriaco, abbia perso il controllo. Potete ragionevolmente voi negare che non sia andata anche così? Quante ipotesi possiamo fare? Quante? Tutte ragionevoli, tutte allo stesso modo, se teniamo conto delle contraddizioni, se teniamo conto che non è stata detta la verità. C'è solo una certezza, è morta una ragazza. È stata investita dall'auto condotta da Said, questa è l'unica certezza. Ma sull'elemento psicologico, sulle intenzioni di Said, non c'è nessuna certezza. Nessuna. Pertanto voi non potrete condannare, se veramente agirete in coscienza, non potrete condannare Said Belkawa per omicidio volontario. Io vi chiedo di considerare gli atti di causa con serenità e di giudicare responsabile della morte di Sara Folino Said Belkawa il reato di cui all'articolo 589 per omicidio colposo, perché questa è l'unica ipotesi ragionevole. È l'unica ipotesi ragionevole. E mi affido alle vostre coscienze, perché sia fatta giustizia e non vendetta. Noi abbiamo visto che tra i testimoni che si sono qui succeduti, non li riprendo in esame per carità, c'è stata una specie di consorteria, tutti per uno, uno per tutti, con un solo scopo, la vendetta, non la giustizia, la vendetta. Bisogna colpire Said con qualsiasi mezzo a disposizione. Vedete, quando il mio collega molto giustamente ha ricordato che non è vero che le dichiarazioni rese nell'immediatezza sono quelle meno attendibili, è vero, ha ragione, è l'immediatezza quella che rende la verità, è l'immediatezza. Ma voi veramente pensate che sei giovani, i quali hanno visto l'episodio del famoso toccamento di Sara, che doveva essere scolpito a caratteri cubitali nella loro mente, data l'immanenza, data la oscenità del fatto, tutti e sei sentiti non ne fanno menzione? E tutti e sei insieme ne rifanno poi menzione quando, consultandosi tra di loro, hanno deciso, anche in relazione al racconto vero o falso della carroccia, inseriamo questo elemento. E poi vi voglio fare un'altra considerazione. A una sua giusta osservazione, Presidente, che diceva all'imputato, vabbè, ma se lei è tornato indietro, dove stava sta gente che le metteva paura?
Lui ha replicato, non mi ricordo cosa ha detto, ma io l'avevo io la risposta, Presidente. Ma questi, certo che non dicevano che sono là davanti al bar, ma guarda caso, arriva la macchina di Said e non c'è nessuno. Poi improvvisamente emergono tutti, dal parcheggio, dal bar, escono fuori tutti. Non è così. E la logica, perché Carnelutti diceva che la prova è la regina del processo, ma se la prova era la regina del processo, questo è un processo certamente repubblicano. Perché? Perché, guardate, loro a un certo momento dicono, siamo arrivati lì, eccetera, eccetera. Ma se hanno portato fuori lui a forza, è chiaro che sono rimasti lì, perlomeno a discutere tra loro. E quando è tornato, è chiaro che l'imputato, vedendoli, ha accelerato, guardando o non guardando lo specchietto. Questi sono tutti particolari, io tocco le cose decisive, le chiacchiere stanno a zero. Quindi, mentono su questo fatto. Ha detto bene Rocca, che vi vengono a dire qua, stavamo là e li minacciavamo, dopo che sono venuti a dire 10.000 bugie. È chiaro, cadeva tutto il disegno, cadeva tutta la costruzione, ma stavano là. Allora resta da vedere, ed entriamo nel tema più importante, quale sia effettivamente il reato che noi dobbiamo, che voi suggeriamo, voi decidete, dovete ritenere esistente per l'imputato. Io voglio spiegare ai signori giudici popolari quel concetto di colpa cosciente che il collega Rocca aveva accennato. La colpa cosciente si distingue dal dolo eventuale. Il dolo eventuale è quello in relazione al quale il dottor Marini ha chiesto la condanna a 15 anni. Cioè la colpa cosciente significa che io mi rendo conto di una, che può capitare un determinato evento, però sono certo di superarlo. In altre parole, non me ne preoccupo. Il dolo eventuale significa che io mi rendo conto che può succedere un determinato evento e me ne assumo il rischio. Vabbè, se succede, succede. Questa è la differenza. Ora, la colpa cosciente dà luogo in sostanza ad un omicidio colposo aggravato. Ebbene, gli elementi obiettivi del processo ci portano o all'omicidio colposo o in subordine alla colpa cosciente. Voi avete la possibilità di emettere una sentenza che sia anche una sentenza pacificatrice degli anni, che ricomponga queste fratture che non debbono esistere nel nostro Paese e che sono indegne della civiltà giuridica, civica e morale. E nel pieno rispetto della memoria di Sara Folino, io affido a voi il destino di questo giovane che non deve pagare per quello che non ha voluto. Grazie. In nome del popolo italiano, la prima Corte d'Assisi di Roma, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Belkawa Said colpevole del reato previsto e punito dall'articolo 586 Codice Penale, così derubricato il reato di omicidio volontario ed esclusa l'aggravante dell'articolo 61 numero 1 Codice Penale, lo condanna alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione, pena base anni 5 prevista per l'omicidio colposo aumentata nella misura di un terzo. Lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare. Lo dichiara interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legalmente e sospeso dalla potestà genitoriale per la durata della pena. Lo condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Folino Mario, Di Giovanni Liglia, Folino Marco e Folino Lorenzo, danni da rivedersi in separata sede, salva una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 25 milioni per ciascuna delle parti civili, oltre che al rimborso delle spese di costituzione e difesa delle stesse parti civili, che si liquidano in complessive lire 11 milioni 635 mila, delle quali lire 10 milioni 250 mila per onorari,
fissa il termine dei giorni 30 per il deposito della motivazione della presente sentenza. Vi ringrazio, credo sarà l'ultima sentenza della mia vita. I giornali hanno dato conto, hanno raccontato delle molte proteste che questa sentenza ha provocato a caldo. Noi dobbiamo dire che mentre comprendiamo le proteste dei familiari, delle persone più care e più vicine a Sara Folin, perché duramente colpite, così duramente colpite, e anche perché così fortemente coinvolte in questa vicenda e quindi forse si sono sentiti delusi da una sentenza che hanno ritenuto troppo mite, non comprendiamo le reazioni degli estranei, cioè di coloro che dovrebbero con prontezza cercare di capire, riflettere su questa sentenza. Tanto più che il pubblico ministero ha fatto ricorso in appello contro questo giudizio e quindi tutti noi siamo ampiamente garantiti che questo caso sarà giudicato in secondo grado da un'altra corte. Ma cerchiamo quindi, noi da canto nostro cercheremo di chiarire insieme del perché di questa sentenza. Diciamo subito che è stato derubricato il reato da omicidio volontario a omicidio colposo e però nell'ambito dell'omicidio colposo è stato dato il massimo della pena prevista dal nostro codice, cioè 5 anni più un terzo per l'aggravante, come abbiamo sentito in sentenza. Ma perché di questa pena? Diciamo subito che la Corte ha scritto che non esistono nel processo nessuna prova della volontà omicida del giovane marocchino. Mentre invece, al contrario, esistono nel processo le prove della volontà di ingiuriare e di minacciare del giovane Said. E infatti come si sarebbero svolti i fatti? La Corte dice che dopo il litigio avvenuto nel bar, il giovane Said sarebbe stato profondamente frustrato e umiliato e avrebbe maturato nel suo animo una volontà di rivincita, di dimostrare che non si era lasciato intimidire. E quindi quando ha visto la ragazza ferma sul ciglio della strada ha deciso di minacciarla. E qui però si inserisce un dato fondamentale di questa sentenza, e cioè che la Corte dice che in nessun modo l'automobile può essere equiparata a una pistola, ad un'arma, perché non è fatta per offendere. Infatti, dicono, dal momento che Sara Folino era molto vicino a un albero, nel momento in cui uno volesse fare del male e uccidere qualcuno con la macchina, sicuramente dovrebbe mettere anche nel conto di potersi ferire con la macchina, infatti poi l'auto andò a sbattere contro l'albero. Quindi Said voleva esclusivamente minacciare, però cosa è successo? Che cos'è che ha trasformato in tragedia questa minaccia? Il fatto che il ragazzo aveva un alto grado alcolico nel sangue, aveva bevuto molto e quindi ha perso il controllo dell'autovettura. Per tutti questi motivi quindi la Corte ha ritenuto che si dovesse parlare di omicidio colposo. Noi abbiamo sentito alla fine che il dottor Santiapichi salutava e diceva: questa è la mia ultima sentenza. Dobbiamo dirvi che il dottore non va via dalla magistratura, bensì viene trasferito da Roma e diventerà procuratore generale presso il Tribunale di Perugia. Noi gli facciamo i nostri migliori auguri. Noi per stasera abbiamo terminato, io vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 20.30, sempre sulla Terza Rete. Oggi c'è un nuovo modo per asciugare velocemente il bucato. Solarex protegge i capi dall'inquinamento esterno e te li restituisce pieni di morbidezza e più facili da stirare. Asciuga biancheria Solarex. 365 giorni di sole all'anno. Rex, fatti per essere il numero uno. I peggiori timori stanno
stanno diventando una drammatica realtà. Ma nessuno può fermare la marea. Mi dia la chiave missili, signor Hunter. Sono io il comandante qui! Allarme rosso. Nuovo Roventa Professional con piastra Inox Airglide. Airglide ti dà il 50% di scorrevolezza in più. E tanto super vapore. Anche in verticale. E per tutto il tempo che vuoi. Nuovo Roventa Professional con piastra Inox Airglide. Roventa, per chi non si accontenta. Campari. Mai per caso. Signora, scusi, mi fa un salto? Ma dove? Su una staccionata, eh? Brava! Lei è in forma e usa olio cuore. È vero! È vero! Ma sono docente di filologia. E vabbè, nessuno è perfetto, professore. Bravo! Lei mangia bene e usa olio cuore. Olio cuore, solo dal cuore del mais. È dietetico, è buono. E a tavola aiuta a sentirsi bene e a mantenere in forma noi e il nostro ottimismo. Olio cuore. Vivi con gusto. Io penso che forse molti gioielli, se potessero parlare, avrebbero molto da dirci. C'è una potenza enorme di un gioiello. La costituzione di un gioiello è tale per cui deve vincere il tempo. Le nostre cose non escono fuori moda con la velocità che la moda impone. L'American Express ci dà un servizio straordinario e noi vogliamo dare un servizio straordinario ai nostri clienti. Non si può fare meno di questo. La carta American Express è benvenuta da Bulgari e ovunque tu trovi oggetti eccezionali. Il fico è sano, il biscotto è buono, ecco la colazione è piena di polpa. Settembrini del Mulino Bianco, il biscotto del Mediterraneo. Chi mangia sano trova la natura, anche a Cagliari. Nuovo Roventa Professional con piastra Inox Airglide. Airglide ti dà il 50% di scorrevolezza in più. E tanto super vapore. Anche in verticale. E per tutto il tempo che vuoi. Nuovo Roventa Professional con piastra Inox Airglide. Roventa, per chi non si accontenta. Dini sì, Dini no. Il PDS propone la verifica prima della finanziaria e chiede un nuovo incarico per il Presidente del Consiglio. Fini e Berlusconi dicono no. Davvero invisibili, l'impiego degli aerei statunitensi che sfuggono ai radar. L'Italia, prima di ospitarli nelle sue basi, chiede che venga riconosciuto internazionalmente il suo ruolo diplomatico. Lo spione. Australia e Corea del Sud bandiscono dai loro sistemi informatici Microsoft e accusano il padrone di Windows 95, Bill Gates, di spionaggio militare. TG3 22:30, buonasera. Apriamo questa edizione con una notizia risultata alla fine del tutto infondata e che per ore però ha tenuto in fibrillazione. La notizia infondata, lo ripetiamo, è quella della morte di Giovanni Paolo II. Alle 17 ore italiane il canale televisivo argentino Via Cavo CVN ha diffuso da Buenos Aires la notizia della morte appunto di Giovanni Paolo II. Dapprima è stato diffuso un flash, è morto il Papa, e poi sono stati forniti vari dettagli. Sulle sue cause, immediata reazione a catena, durata almeno un paio d'ore, un gran numero di cittadini hanno tempestato di telefonate le redazioni di giornali, radio e televisione di tutta la capitale argentina. La falsa notizia è giunta infine anche a Roma, dove un portavoce del Vaticano l'ha smentita, naturalmente definendola assurda. Di fronte a tanto sconquasso, nel tardo pomeriggio il canale televisivo CVN ha emesso un comunicato attribuendo la notizia ad un errore del sistema di computerizzazione. Passiamo alla Bosnia. Il pessimismo sulla possibilità di una soluzione rapida della crisi in ex Jugoslavia avanza dopo la breve euforia dell'accordo di Ginevra. I bombardamenti NATO continuano senza peraltro che i serbi si ritirino da Sarajevo. Il ruolo americano diventa sempre più forte, soprattutto per la determinazione statunitense di proseguire con le incursioni militari.
28 agosto 1995, una granata lanciata da postazioni serbe uccide 41 persone al mercato di Sarajevo. 30 agosto, forte di un mandato internazionale, la NATO inizia un bombardamento massiccio delle artiglierie che circondano la capitale bosnica. 4 settembre, scade l'ultimatum lanciato da NATO e Nazioni Unite per il ritiro delle artiglierie da Sarajevo e la fine dell'assedio delle zone di sicurezza. Riprendono i bombardamenti. L'8 settembre a Ginevra, croati, serbi e bosniaci firmano un accordo di riconoscimento, primo passo verso la pace. Ma Mladic rifiuta sempre di ritirare le artiglierie e gli attacchi NATO continuano, più forti ed estesi. La comunità internazionale, scossa dall'opposizione russa, non sa come uscire dall'impasse, come non arrivare ad una guerra totale con i serbi. La divisione della Bosnia, prevista dagli accordi diplomatici, si sta così attuando sul terreno. L'esercito bosniaco avanza ad est, quello croato a sud-ovest. Sono le armi ora a segnare i nuovi confini. Non lasciatevi ingannare dalla partenza della portaerea americana Roosevelt. Le operazioni militari americane in Bosnia sono destinate a intensificarsi. Al posto della Roosevelt è già arrivata la USS America. E secondo quanto dice il Dipartimento di Stato americano, arriveranno in Italia entro pochi giorni anche gli stealth, caccia invisibili ai radar. Il portavoce della Casa Bianca, McCurry, dice che gli Stati Uniti sono disponibili a discutere con l'Italia per inserirla a pieno titolo nel processo di pace. Le trattative sarebbero a buon punto. L'Italia non è sola a protestare. La Russia definisce il bombardamento in Bosnia degli americani un genocidio e per questo il Dipartimento di Stato americano invia a Mosca il suo numero 2, Talbot. Ma al di là delle promesse e della diplomazia, l'intenzione americana è chiarissima nelle parole di Christopher. È nelle mani dei serbo-bosniaci il futuro dei bombardamenti, dice il segretario di Stato. Se spostano i cannoni lontano da Sarajevo, interromperemo gli attacchi, altrimenti li continueremo. Per adesso l'operazione Deliberate Force continua, nonostante tutto. E avete sentito da Di Bella la posizione americana sulla polemica con l'Italia circa l'utilizzo di nostre basi per gli stealth, per gli aerei cosiddetti invisibili. Il nostro ministro degli esteri, Susanna Agnelli, era oggi a Reggio Emilia, Bianca Berlinguer l'ha intervistata sulla concessione delle basi, appunto in cambio magari della possibilità dell'Italia di sedere al tavolo di Ginevra. Ascoltiamo come ha risposto la Agnelli. No, ma questo adesso parlare di cambio è una cosa leggermente sbagliata. Il giorno che verrà riconosciuto il ruolo dell'Italia, tutto quello che l'Italia ha fatto, le basi che mette a disposizione, quando questo sarà riconosciuto, allora poi scenderanno gli stealth. Risolta comunque la crisi diplomatica con gli Stati Uniti? Ma noi con gli Stati Uniti non abbiamo avuto una crisi diplomatica. Il punto di vista nostro è stato che se avessero chiesto sia gli inglesi che i francesi che gli olandesi di far scendere i loro aerei, dopo che avevamo deciso che avremmo negoziato prima di farli scendere, sarebbe stato lo stesso. Non è un contenzioso con gli Stati Uniti, è un discorso diverso. Abbiamo a questo momento il nostro sistema. Il nostro sistema, sì. E veniamo alla politica interna. Casini, Buttiglione, D'Alema, tutte chiacchiere. Voglio tenermi fuori da queste chiacchiere che pervadono il palcoscenico della politica. Berlusconi torna a Roma, incontra Letta, Dotti, Confalonieri, riunisce gli eurodeputati di Forza Italia e liquida così di fronte ai giornalisti le proposte avanzate dagli alleati e dagli avversari. Non mi interessano le chiacchiere, ripete. Estate nel segno di Lamberto, quella che sta finendo. Arriva l'autunno, ma dalle parti di Palazzo Chigi non cadono le foglie, che anzi potrebbero rinvigorirsi con un Dini bis. Lo chiede il PDS, verifica prima della finanziaria e patto di fine legislatura con un nuovo mandato a Dini per votare a giugno. Ma Fini, che domani sera sarà al Festival dell'Unità, non ne vuol sapere. Basta con Dini, basta con i governi tecnici. Sono parentesi che vanno chiuse. E Berlusconi gli dà manforte, rispolvera la teoria della democrazia sospesa. Bisogna tornare al voto, dice, e farlo in fretta. Il resto è teatrino. E nel resto il Cavaliere mette anche Casini e Buttiglione, che invocano la continuità di Dini a Palazzo Chigi. Il tempo di Dini è invece scaduto per Rifondazione Comunista. Bertinotti fissa anche il giorno. Si dimetta il 18 settembre, una settimana basta per la par condicio. E a quel punto il governo ha esaurito il mandato, a meno che, dicono a Rifondazione, non sia Scalfaro che cerca di rinviare il voto per dare tempo al centro di riorganizzarsi. 5 anni fa Davide Cervia, mentre stava tornando a casa, venne fermato da uomini che ancora adesso non hanno un nome. Un rapimento fin dall'inizio misterioso, inspiegabile. Ma proprio adesso, dopo 5 anni, qualcosa sembra stia emergendo. Le
In una conferenza stampa assieme a parlamentari verdi del PDS e di Rifondazione Comunista, la signora Cervia ha fatto il punto oggi sul rapimento di suo marito Davide. Inizialmente il foglio matricolare ottenuto dalla Marina non riconosceva Davide Cervia nemmeno la sua qualifica di esperto in guerre elettroniche, che è la motivazione principale, secondo la signora Cervia, del rapimento del marito, ceduto, ha detto, come un pezzo di ricambio nell'ambito del traffico di armi. Ma la battaglia condotta in questi 5 anni dal comitato che si è costituito per la verità sul caso Cervia ha permesso di smascherare le diverse bugie e i depistaggi incontrati, come ad esempio questo sulla reale qualifica che ora gli è stata riconosciuta, ma ci sono altre importanti novità. Le novità praticamente sono quelle rispetto a una società che sarebbe entrata nella vicenda Cervia con un finto censimento, cioè avrebbe effettuato un censimento nei giorni precedenti al rapimento di mio marito. In realtà abbiamo scoperto che questo censimento non c'è mai stato, ma anzi questa società è legata alle maggiori industrie belliche. Una nuova azione disciplinare sarebbe stata avviata dal ministro Mancuso di Grazia e Giustizia nei confronti del sostituto procuratore di Napoli Nicola Quadrano e stavolta anche del suo collega Rosario Cantelmo. Nessuna conferma ufficiale dal ministero, ma sembra tutto nasca da un'indagine svolta dalla Procura di Salerno. Il provvedimento sarebbe stato deciso dal ministro alcuni giorni fa e notificato alla CSM e dalla Procura Generale presso la Cassazione. Ai due magistrati sarebbe contestato di aver incaricato la polizia giudiziaria di eseguire l'arresto di Vito Camberale prima che il GIP avesse firmato l'istanza, l'ordinanza di custodia cautelare. Il ministro degli esteri colombiano García Peña ha espresso la preoccupazione ed il rammarico del governo per la morte dello studente di Padova Giacomo Turra, avvenuta in circostanze ancora molto confuse nella città turistica di Cartagena. Il responsabile della diplomazia colombiana ha affermato che sulla base delle informazioni preliminari delle quali dispone il governo, nell'omicidio potrebbero essere coinvolti agenti della Polizia Nazionale. I beni sono stati incamerati dallo Stato e verranno gestiti dalla Direzione Generale del Demanio, il Ministero delle Finanze, che provvederà alla loro destinazione. 112 miliardi in tenute agricole, interi palazzi, lussuose ville, quote azionarie e depositi bancari, un autentico tesoro con un valore di mercato più che raddoppiabile rispetto alle stime catastali e giudiziali. Uno dei tanti tesori sporchi di sangue accumulati dal padrino di Cosa Nostra, Salvatore Riina, in decenni di delitti, riciclaggio di narcolire, appalti ed estorsioni, è solo formalmente intestato ai fratelli Giuseppe e Gaetano Sansone, imprenditori accusati di essere organici alle cosche e prestanome del capo della cupola. Fra le lussuose ville confiscate anche l'ultimo covo tranquillamente abitato da Riina e dai familiari sino alla clamorosa cattura del padrino nel gennaio del 93 in pieno centro a Palermo. Era una giornata importante quella di oggi per il gruppo Olivetti alla verifica severa degli analisti inglesi ed è andata meglio del previsto. È passata la bufera sui titoli Olivetti, oggi è arrivata una boccata di ossigeno per il gruppo dell'ingegner De Benedetti. Alla Borsa di Milano c'è stata un'inversione di tendenza, le azioni Olivetti hanno guadagnato il 6,37%, le CIR hanno ripreso l'1,25%, mentre le Cofide hanno recuperato il 6,28%. Ad aiutare la ripresa della scuderia De Benedetti sono stati anche i giudizi positivi degli analisti londinesi della City, ai quali l'amministratore delegato Corrado Passera ha illustrato come il gruppo cercherà di uscire dalla crisi con l'aiuto delle banche. Adesso, fino a quando l'operazione verrà lanciata sul mercato, ci dedicheremo molto attivamente in modo tale che la decisione sulla sottoscrizione dell'aumento di capitale possa essere presa con tutte le possibili informazioni necessarie per prenderla razionalmente. Restano però sempre forti le preoccupazioni dei sindacati sulla sorte dei 5.000 dipendenti che rischiano di perdere il posto di lavoro. Non si può parlare di ridimensionamento dell'occupazione in quella realtà. Sarebbe bene non dimenticare che Olivetti è un'azienda che nel corso degli ultimi 5 anni si è ristrutturata 4 volte senza arrivare ad un punto di equilibrio accettabile. Sono fuggiti dall'ospedale di Brindisi dove si trovavano ricoverati 2 dei 16 naufraghi albanesi soccorsi ieri in acque internazionali dopo il rovesciamento del loro gommone. Rimangono disperse 10 persone e tra queste anche un bambino di 4 anni, mentre i corpi dei 3 albanesi morti sono stati recuperati nella giornata di ieri. 25 persone denunciate dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Venezia per truffa e falso ai danni dell'INPS nell'ambito delle indagini su assunzioni fittizie di funzionari del PCPDS che sarebbero state effettuate dalle cooperative della Lega. Tra i denunciati ci sarebbero 10 politici.
L'accusa è grave, spionaggio militare. L'imputato è celebre, Bill Gates, padrone della Microsoft, la multinazionale dell'informatica che sta lanciando in tutto il mondo Windows 95. Ma vediamo cos'è successo. Il Ministero della Difesa australiano decide di aggiornare la propria rete informatica acquisendo il nuovo sistema della Microsoft. Ma una volta inserito il Windows, scatta l'invio dei dati presenti dai computer alla sede della Microsoft via modem per facilitare l'adattamento dei vecchi programmi al nuovo sistema. In questo modo la compagnia di Gates acquisisce tutti i dati, anche quelli segreti, dei programmi della difesa australiana. Immediata la reazione del ministero, che ha bandito il software incriminato, seguito a ruota dalla Corea del Sud, grande potenza industriale del sud-est asiatico, che accusa la Microsoft, oltre che di spionaggio, anche di invasione culturale. La campagna pubblicitaria di Windows non aveva previsto questa sconfitta e Gates rischia di perdere i suoi maggiori clienti, i governi, grandi utilizzatori di software. A un mese dalle elezioni presidenziali, la guerra civile in Algeria sembra non avere fine. Questa sera le forze speciali del governo hanno distrutto un comando integralista che agiva prevalentemente nella Ghazbi Algeri. 14 persone sono state uccise nello scontro iniziato all'alba e conclusosi dopo due ore fa. Veniamo allo sport calcio, serata di coppe europee per quattro italiane. Vediamo come è andata. In studio c'è Gianni Bizzi. Sì, è cominciata questa sera la grande stagione delle coppe europee per le formazioni italiane. In Coppa UEFA, 32esimi di finale, primo turno di andata, sono scese in campo quattro formazioni. In trasferta Roma e Inter, impegni casalinghi per Lazio e Milan. Bilancio positivo per le nostre formazioni, ma vediamo i risultati nel cartello della grafica. Eccoli qua, Neuchâtel, squadra svizzera contro la Roma 1-1, Lugano-Inter 1-1, anche Lugano una formazione svizzera, Milan, Zagłębie Lubino, formazione polacca 4-0. Il risultato della gara tra Lazio e Ciprioti dell'Omonia Nicosia lo conoscerete tra pochi minuti seguendo su questa stessa rete la differita dell'incontro. Dunque i gol, vediamo Lugano-Inter, momento magico per Roberto Carlos che ha segnato da lunga distanza la rete al 12esimo del primo tempo e pareggio degli svizzeri al 22esimo della ripresa con una prodezza di Carrasco direttamente sul calcio d'angolo. Neuchâtel-Roma, sempre 1-1, in vantaggio degli svizzeri al 13esimo con Jeanneré di testa sul calcio d'angolo. La Roma pareggia il conto 6 minuti dopo con un gran gol di Moriero da 25 metri. Milan-Zagłębie Lubino, polacchi, nel primo tempo al 10° Savicevic con rasoterra di sinistro. Nella ripresa subito al 1° minuto il raddoppio dei rossoneri grazie all'autorete di Makai dopo una conclusione di Simone. Il terzo gol al 21esimo lo firma Weah con una prodezza sul lancio di Savicevic. Milan poi che dilaga nel finale, la quarta rete è di Boban su assist di Roberto Baggio. In chiusura vi ricordo che la tre giorni di Coppa prosegue domani con la Champions League, la Juventus impegnata in trasferta contro il Borussia Dortmund. E giovedì pomeriggio ultimo impegno per le italiane, di scena in Coppa delle Coppe il Parma sul campo degli albanesi del Teuta. E tra poco vi ricordo ancora in onda su questa stessa rete la differita di Lazio Monia Nicosia di Cipro per la Coppa UEFA. È tutto. Tra poco la Lazio dunque, prossimo appuntamento del TG3 attorno a 12:30 con l'edicola dei giornali italiani e stranieri. Domattina poi il primo appuntamento con informazione su questa rete dalle 6 alle 8:30. A tutti buon proseguimento di serata. Le trasmissioni su questa rete proseguono ora a diffusione regionale. Da ciascuna delle sedi della RAI vengono trasmessi i telegiornali regionali. Il 118 nel Lazio non funziona, lo denuncia il responsabile regionale della CGL Sanità sulla scia dell'ennesimo caso di un malato in gravi condizioni sballottato da un ospedale all'altro. Il fatto è accaduto qualche giorno addietro. Un giovane ricoverato con sospetta frattura cranica all'ospedale di Monterotondo è stato portato al Santo Pertini a Roma e poi di nuovo all'ospedale di Monterotondo per la mancanza di posti letto.
Radicioni della CGIL lamenta la disorganizzazione del 118, la carenza di mezzi, la difficoltà in emergenza di avere a tutte le ore un elicottero. Dal 118 una difesa d'ufficio e soprattutto un atto d'accusa contro la Regione. Il servizio c'è, gli operatori fanno il possibile, ma quando la Regione Lazio darà i mezzi richiesti? Buonasera dal TG Lazio, vi parleremo ora dei problemi della scuola, del caso Cervi a 5 anni dalla scomparsa del tecnico di Velletri, delle notizie sullo scandalo da Fittopoli. Un anno scolastico che inizia già carico di problemi, insegnanti in agitazione, apertura delle mense in ritardo, tempo pieno che non partirà prima di ottobre, calo demografico. Quest'anno sono 8.000 i figli di stranieri. Altro problema che tocca da vicino il mondo scolastico, la droga. Se ne è parlato durante la seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto di Roma Vitiello. Aumenteranno i controlli di polizia nei pressi degli istituti e saranno utilizzate unità cinofile. Un'altra tessera si aggiunge al mosaico 5 anni dopo la scomparsa di Davide Cervia, il tecnico di Velletri esperto di guerre elettroniche sequestrato il 12 settembre del 90. L'Ecoplanning, la ditta incaricata di effettuare un monitoraggio agricolo nella zona di Velletri pochi giorni prima della scomparsa di Davide, sarebbe collegata al gruppo EFIM, le aziende italiane che producono armi e sistemi militari elettronici. Dopo anni di ricerche, Marisa Cervia scopre forse il primo indizio di una scomoda verità. L'ipotesi di un complotto internazionale legato al traffico di armi sembra quindi sempre più credibile, ma a sfatare questa ipotesi ci pensano i legali dell'Ecoplanning, che fanno sapere le notizie fornite dalla moglie di Davide Cervia sono assolutamente false. Non rientra nello scandalo di Affittopoli il caso del palazzo di 5 piani di Via dei Prefetti, alle spalle di Montecitorio. È un palazzo settecentesco di 4.000 metri quadrati, di proprietà della provincia. Per i lavori di restauro dell'immobile, la Commissione per Roma Capitale ha infatti stanziato un finanziamento di 6 miliardi e 400 milioni. La Giunta provinciale sta ora valutando le ipotesi per la futura utilizzazione dell'edificio. Oltre 3 miliardi e 200 milioni di affitti mai pagati, circa 600 milioni l'anno. Questi dati relativi alla morosità degli inquilini dell'IACP di Viterbo, una morosità che provoca disavanzi consistenti nei bilanci. La colpa maggiore è dei sindaci, dei comuni, dove sono stati costruiti gli alloggi popolari. Queste le cifre presentate dai massimi dirigenti dell'Istituto Autonomo Case Popolari, dai sindacati degli inquilini e dai rappresentanti della Commissione Alloggi. A Viterbo, Civita Castellana e Tarquini è il numero maggiore dei morosi. Le chiamano FM, Ferrovie Metropolitane. Sono l'ultimo sforzo che comune, provincia e ente ferroviario stanno attuando per convincere i pendolari a non usare l'auto. E allora ecco le novità di settembre, annunciate in una conferenza stampa. 24 treni in più ogni giorno sulla linea Cerveteri-Ladispoli-Roma e in preparazione nuove fermate per gli ospedali Bambin Gesù e Aurelia Hospital. Un convoglio ogni 10 minuti, nelle ore di punta, sulla già affollata linea Castelli Termini via Ciampino e anche qui 4 nuove fermate in preparazione. Le promesse, infine, il raddoppio dei binari tra San Pietro e La Storta entro 2 anni e il terminal Ostiense, oggi quasi abbandonato, riportato a nuova vita per il giubileo. Ed ora passiamo ad altre notizie, allo sport, alle partite di Lazio e Roma. Per la Lazio è stata una passeggiata, Omonia di Nicosia in campo quasi non esistita. 5 gol della Lazio, tripletta di Casiraghi, rete di Rambaudi e rigore messo a segno da Signori. Pochi gli spettatori all'Olimpico, solo in 20.000. Non è andata al di là del pari la Roma sul campo del Neuchâtel. Ad uno siglato da Moriero. A discolpa della squadra di Mazzone c'è da mettere le condizioni del terreno di gioco allentato da una pioggia battente. Funghi che passione, ma anche che problema. Le piogge estive ne hanno favorito la crescita e la stagione della raccolta è cominciata in anticipo. Ma le passeggiate fra i boschi in cerca di porcini o ovoli seguono sempre di più le corse in ospedale. I casi di intossicazione infatti si moltiplicano, eppure per prevenirli ci vorrebbe poco. Un po' di prudenza in più oppure il ricorso agli esperti. Alla USL dei Mercati Generali di via Ostiense a Roma, ogni mattina dalle 7 alle 11, i micologi dell'Istituto di Igiene controllano gratuitamente se i funghi portati da commercianti e privati sono commestibili.
Hanno scioperato e protestato i dipendenti Enel di Frosinone per contestare il trasferimento progressivo del raggruppamento idroelettrico nella nuova sede di Terni. L'eventuale smembramento del gruppo significherebbe meno occasioni di lavoro per imprese elettriche, edili ed elettromeccaniche della provincia ciociara. Una delegazione dei dipendenti Enel è stata ricevuta dal presidente della regione Piero Badaloni. Ed ora dovrebbe partire un servizio sulla moda. La capitale si prepara a due notti da star. Transegne, operai e vigili urbani mobilitati a Piazza Navona. Venerdì ospiterà le stelle della moda, uno spettacolo di Rai 1. Protagonisti, il gotha dello stilismo italiano, Armani, Valentino, Ferré, Crizia, Dolce Gabbana, decine di top model, centinaia di abiti da mille e una notte e divi hollywoodiani. Si parla di Kevin Costner e Tom Cruise come supermodelli in smoking. La caccia per l'acquisto dei biglietti è in corso, nonostante i prezzi, da 50 a 250 mila lire, il ricavato in beneficenza. Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo. Da domani mattina tendenza al peggioramento. Nel corso della giornata cielo nuvoloso con piogge temporali locali. In serata ancora nubi e precipitazioni sparse. Siamo ai saluti, il prossimo appuntamento con l'informazione regionale è domani mattina alle 7:20 su Radio 1. Grazie per l'attenzione e buonanotte.